Aspetta un attimo, devo fare ancora una cosa. Non so. Raga, abbiamo delle nuove cuffie, ne dobbiamo provare in qualche modo. Facciamo prima anche una bella cosa, regola a livello del microfono, prova, 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 prova. Deve essere abbastanza buono, abbastanza alto. Io non posso sentire. Dovrò aspettare che qualche vittima si sacrificherà per noi, per poter sentire se effettivamente si sente bene o male questa diretta streaming. Aspetteremo, guys, aspetteremo qualcuno. Intanto colleghiamoci, non ho... No, tra l'altro sta ancora giocando a Deponia, che figata. No, perché quel gioco da terrorista? Non si può vedere. Comunque, bentornati a tutti ragazzi. Mi dispiace, devo sentire l'audio, quindi si sentirà un po' di ritorno d'audio. Proviamo. Comunque, bentornati a tutti ragazzi. Mi dispiace, devo sentire l'audio, quindi si sentirà un po' di ritorno d'audio. Oddio. Sembra un po' un audio un pochettino più sporco rispetto al microfono che avevo prima. Non so, sarete voi a confermarmelo. Ciao Gabri, bentornato. c'è una cosa, aumentiamo un po' il volume. Comunque, bentornati a tutti ragazzi, bentornati qui su Hollow Knight, bentornati con Sbigi, bentornati finalmente sulla PlayStation, bentornato anche all'uomo con la spadina che è il buon Dar Gabri, bentornati con cuffie nuove. Cuffie nuove, PS, Sony included, perché ci hanno detto che ne vale la pena. Oddio. Non so com'è la compatibilità con la PS4, infatti ho sentito un po' l'audio che è un po' particolare. Il tuo modo preferito è arrivato, tempo ce l'hai sbicciato e vediamo dopo. Piuttosto, come ti sembra, Christian Luke? È bello sto gioco, è bellissimo sto gioco. Abbiamo già fatto dei miracoli sto gioco, bentornato Christian. Come ti sembra, o che cosa, ho le cuffie? Qual è le due cose intendi, il gioco o le cuffie? Attenzione perché le cuffie sono anche nuove. A voi, guys, come vi sembra la qualità del microfono? Perché abbiamo un doppio microfono, non so se... Gioco è bello, lo continuo a dire, è veramente bello, anzi mi trovo meglio in una meccanica così rispetto alla meccanica di Dark Souls, perché lo continuo a dire, un 2D più o meno, forse perché sono boomer, sono cresciuto e nato con i 2D, sono più abituato a fare un po' il tryhardino. Per quanto riguarda il 3D ancora ci sono delle limitazioni, perché è veramente difficile muoversi in un 3D ragazzi, c'è un tempismo diverso. Io ho sentito un pochettino al tablet e sembrava strano, comunque bentornati guys, ora non mi ricordo dove sono, devo essere onesto. E da quant'è? Da venerdì che non giochiamo, da venerdì. Christian, tu l'hai finito questo gioco per caso? L'hai finito tutto quanto? Tra l'altro, siamo a Nido Oscuro, se non sbaglio. Oddio, siamo a Nido Oscuro. Vediamo se c'è a destra. Ah sì, perché dal simpaticone abbiamo preso la mossa, ma che fai Caro morto? Mainelle. Mio caro allievo, sei venuto a far visita al tuo vecchio maestro, è un onore che non merito. Prego, siediti, sei sempre il benvenuto se vuoi meditare con me. Che figo, proviamo a sederci? Sblocchiamo qualcosa? No, mi sa di no, mi sa di no. Comunque, no, mi ero arreso, no, dai ragazzo. Eh sì, diciamo che c'è una fase che è veramente tosta, effettivamente. E hai appreso un'arte della Culio, lo so, ho appreso l'arte di Link. Ovvero perché Link, ragazzi, basta che tiene premuto quadrato. Ta 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 ta. Mi vibra pure tutto il joypad. A quanto pare hai preso il colpo pesante. Perché è casuale quello che prendo? Gabri, mi stai dicendo che è casuale quello che prendo? No, non mi dire che è casuale. Madonna, che strano sentire queste nuove cuffie. È completamente diverso, guys. Ok, devo ricordarmi come si vede la mappa. Ok, però secondo me c'è anche l'altro modo che è carino. Ok, L1, L1, perché infatti devo vedere tutto quello che succede. Tra l'altro a Verdevia, ragazzi, in realtà noi non abbiamo visto tutto quello che è successo. Per nulla. Non abbiamo per nulla visto. Christian, tu fino a dove sei arrivato? Ma tu come si sente strano quando dà un colpo? Senti il colpo e dum. Bella queste cuffie, guys. Sono costate, effettivamente. E non poco. Non poco. Sono nei debiti ora. Posso andare veramente a mettere su OnlyFans la buona Bunny? Metto su OnlyFans la Bunny. Secondo voi guadagno qualche soldo? Perché su Instagram la Bunny non sta guadagnando un cabo. Un cabo su decal. Che è sto coso? Esamina. Quindi posta Grob, la grande mente. Quello è un cervello, quindi. Niam. Posso averne un assaggio? Dicono che le cervella sono buone. No. Mamma mia, come ho rischiato. Sai che là non ci arriviamo facilmente. Fino al secondo boss, mi sembra. Fino al secondo boss.
Mica, e allora non hai visto il peggio del peggio? Ci sono dei boss che sono, mamma mia. Cioè, ce n'è uno che mi sembra si chiama Grimer. Tutti lo odiano. Cioè, non che lo odiano, è l'incubo di tutti. Di praticamente, veramente tutti. Voglio vedere come sarà. Noi abbiamo già battuto le Mantidi invece, ci siamo comportati pure bene. Ma non me l'aspettavo che combattessero prima separate e poi tutte unite. Pensavo che arrivassero tutte insieme, capito? No, tutte insieme, yeah. No. È arrivata prima una, poi ho detto, vabbè, arriverà anche la seconda. No. Cos'è? Ne sono arrivate due insieme, maledette. Che poi veramente, ultra istinto sbigi. Si chiama Grim Incubo, vedi, vedi. Infatti Gabri, se lo ricordo... Tu Gabri l'hai battuto alla fine, sì, vero? L'avevi battuto? Sembra ci hai messo un po' per batterlo. Ed è il boss più bilanciato e più cancro. Più bilanciato, tra l'altro. Attenzione perché possiamo prendere una mappa qua sotto. Dov'è? Se lo sono mangiati? No, e che è sta cosa? Perché così? Spiacente di non averti rivisto. Se ti senti sperduto, perché non vieni al nostro negozio a Pulveria per comprare una mappa di quest'area? Ora è disponibile a un prezzo speciale. Perché non c'è lui? Che è successo? Perché non c'è il simpaticone? Tra l'altro, dovremmo tornare a Pulveria per un motivo. Dobbiamo prendere la lucciola. Siamo senza lucciola. Sì! Dove cazzo sono andato? Oddio! Fai 3 giorni della settimana in cui ho giocato, ci ho messo per battere, madonna mia, ragazzi, ma è così tremendo sto Grim. Incubo, tra l'altro. Questo è Grim Incubo quello che è tremendo. Cosa c'è qua sopra? Possibile non ci sia niente. Dai, sembra che si può andare. Si vedrà dopo, secondo me, in qualche modo. Mi piace che, raga, mi fa morire che quando muore uno di quei cosi si sente... Lo schiacciamento proprio dell'insetto fino alla fine. Vabbè, è sempre meglio della scorreggia dell'insetto che butta la sostanza strana. E questa dove cazzo salta fuori? Vabbè, sentite, fa. Grim è stato nettamente il boss che ti ha fatto più soffrire, vero Gabri? È stato il boss che ti ha fatto più soffrire. Ma questi spuntano a nulla, maledetti bastardi. Tra l'altro se perdessimo qua 2000 cosi, bestemmie. Ma bestemmie, bestemmie in aramaico che solo il buon Masseo se le ricorda. No, Dio. Non ho capito chi hai detto, però sì, è forte. Ma non hai capito che ho detto perché il microfono è troppo basso? Perché io... Ciao bello, 50 euro e m'ammazzi, pezzo di... Ammazza sì quel fango. Madonna mia. Se perdiamo 2000 così siamo letteralmente fottuti. Speriamo di no. Quello sembra morto. Suka. Non so nemmeno se sto facendo bene ad andare da qui. Oh, pezzo di merda. Tua madre faceva i tarzanelli alla gente piuttosto che i bocchini, vero? No, siccome te li facevi. Aia, meno male. Però sto rischiando, guys. Occhio. Occhio. Altra vita, non si sa mai. Ma quelli sono conigli o sono cose assassine? Tra l'altro non vedo un cabo con la mia immagine sopra. Perché Sbigi sta giocando da play. E è vero, il sound non può partire, Capri. Però bentornato, ragazzo. Stiamo giocando da play ad Hollow. Solo quando giochiamo al PC possono partire... I sound, perché grazie alla buona Bunny, io devo comprare un Elgato, no? Una scheda acquisizione. Grazie alla buona Bunny che sta cercando le cuffie ed è qua. È qua la puttana. E quindi ai miei piedi che mi saluta. Maledetta zoccola. Grazie a Bunny ci ha fatto fuori altre due cuffie. Quindi, porco Giuda, mi sono dovuto comprare le cuffie nuove. Potevo comprare l'Elgato. L'ho fatto? No. Grazie Bunny. Almeno ci abbiamo le cuffie wireless ora. Sì cazzo. Sì cazzo. Mi sono dovuto giocare le mutande. No, è vero, sono rimasto con 50 euro sul conto, ragazzi. Un altro po', veramente vendo le mie mutande usate su. Ma che cazzo. Bunny, mi vuoi far fuori anche il divano? Ve la faccio vedere. No, non ve la posso più far vedere perché è scesa dal divano. Come stai, Capri? Come stai? Abbiamo giocato ieri. No, ieri. Sabato a coso. Among Us. Abbiamo giocato nemmeno più di tanto perché i server erano molto ballerini, guys. Troppo ballerini. Troppo troppo ballerini. Io come sto? Povero, come la merda. A parte gli scherzi.
Ragazzi, attualmente sono a meno 1050 euro sul conto. Non si può stare meglio. Era da tanto che non avevo così tanti zeri sul conto. Peccato che il segno meno, non è molto bellino. Cos'è questo rumorino carino? No, 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 Dio can... No! Ok, non è successo niente. Io ho spaventato che cadevo nella morte. Che mi racconti, Capri, come sta andando la scuola? E vabbè, non è sempre bello chiedere come va la scuola, ma in generale come sta andando la vita. Noi stiamo studiando in continuazione. Abbiamo un nuovo mod, come puoi vedere. Chi è il mod? E questo chi è? Che cazzo è questo? Benedizione di Johnny. Ma è un amuleto. Cosa fa? Eretica benevolente, trasforma i fluidi vitali in sangue vitale blu. Chi lo indossa avrà un carapace più robusto e potrà sopportare più danni. Ma non potrà curarsi concentrando le anime. Ma che chiappettata è questa? Sette in mate e in biologia, attenzione. Bravo, bravissimo. E in storia come si è messo? In storia come si è messo? Perché io in storia facevo cagare. Facevo veramente cagare. Letteratura ero bravo. Filosofia ero bravo. Storia dell'arte non l'ho mai fatto. Nel senso che non mi presentavo in aula quando c'era storia dell'arte. No, raga, io storia veramente. Prendevo il mio 6 pulito pulito, basta. Prof, ci vediamo 2 volte l'anno. Non ci vediamo di più. Io la storia. Beh. Proprio negato, scarso. Bentornato, pomata, bentornato, bentornato. Certo che mi manca. Io mi sono stato uno stronzo oggi che ho ascoltato la lezione piuttosto che ascoltare te. A un certo punto, bello, ero lì concentrato e ho detto, oh, porco cazzo, pomata! Ma senti l'insetto fa... Ma secondo voi, là, c'è qualcosa? Vediamo. Le chiappe ci sono. Magari ci fossero le chiappe della Leotta. Ho visto un video della Leotta su coso. Se tanto devi sentire me che bestemmio, ah, ah bello, almeno sento te che bestemmi su FIFA. Mi fai ricordare perché non gioco a quel gioco di merda. Ma se vuoi. Ma una cosa, tu hai cambiato la rosa ora che ci penso, ma le tattiche le hai cambiate? Le tattiche su FIFA, Dio. Perché ricordati che ogni volta che cambi formazione, non so se ora c'è ancora sta cosa, ma almeno nei vecchi FIFA c'era. Oddio. Quindi hai lasciato la solita formazione e hai cambiato solo le tattiche, ho capito. Perché ogni volta che cambi formazione, sfortunatamente le tattiche, i ruoli si azzerano. Ma quello non viene qua. Dai, vieni qua, ti do un bacino, guarda. Gioca. Mazzo qualcuno. Come si fa a risalire ora? Come faccio a risalire? No! Comunque, io vedo 2 persone con la spadina qui in mezzo. Oh, ma cos'è sta spadina? Cos'è sta spadina? Capri, ma una domanda: qual è la materia che più ti sta sul cazzo? Ah, a Gabri la materia che sta più sul cazzo è educazione fisica. No, sto scherzando. No, è vero, qual è la vostra materia che vi sta più sul cazzo? Er Pomata, qual era la tua? La tua perché ormai a scuola è solo un ricordo, vero Pomata? Grande. Ma guarda che divisione 4 è tosta, non è... è tosta come divisione la 4. Perché si concentra la gente che sa giocare o quella che non ha fatto ancora il balzo di qualità. Non so se mi spiego. Matematica era quella che odiavi più. Raga, io odiavo storia, ve l'ho appena detto, lo sapete. Cioè, non la sopportavo, fosse per me. Anche se ribadisco, la materia più maledetta che c'è stata è stata storia dell'arte. La saltavo volontariamente, è l'unica. Qui Copper Mode, ho paura di avervi in Copper Mode entrambi. Non è che mi fate gli scherzetti. Io lo so che mi fate gli scherzetti, maledetti. Ma oggi poi cosa hai fatto dopo FIFA? Io, lezione. Ancora lezione. Infatti c'è stato Androsol oggi che sta in diretta e io cosa facevo? Lezione. Ciao Androsol. Ti saluta la prof. Il prof in quel caso, anche se secondo me. Dettagli. Non è che avete qualcuno che abita a Pisa, vero ragazzi, che mi può gentilmente dare una bella casa a costo zero
Gratis, no, gratis no, dai. Dico, qualcuno che ha una bella casa che dice, sapete, devo affittare, se avete uno streamer svigioso che ha bisogno di una casa, gliela posso dare. Casomai un mio fan, visto che ci siete. No, Tomata, vero? Nessun parente di Pisa. Sono stato a Sergione Smangri, se avete fatto il campionato, quindi. Gabri, qual è la tua materia preferita, invece? Cioè, quella che odi di più, non la preferita, scusa. Ma io sono tornato su. Fa tutto quel giro per niente, praticamente. Ma no, tanto voglio tornare a Pulveria, guys. Torniamo a Pulveria. Devo tornare a Pulveria. Ciao, Seruk. Ciao, bello, come stai? Ma tu c'è... No. Tu non ci avevi giocato a questo qua, vero, Seruk? O ricordo male. Quindi oggi avete fatto solo lobby. Vabbè, non vi siete divertito. Quindi questo FIFA 21 è promosso. È FIFA. Questo Formula 1 nuovo è promosso, Pomata. Ha passato i voti, hey, o ti chiedi soldi pure per avviare il gioco? Dillo che ti chiedi soldi per avviare anche il gioco. Tanto c'ho gli insetti che scorreggiano, guys, impressionante. Comunque, vi piacciono le cuffie? Che dite? Piacciono? It's you. Devo dire che l'effetto è anche molto particolare. Ulala. Non lo so, secondo me sono meglio configurate per PS5 queste cuffie. Si sente più o meno. Almeno questa è la mia impressione. Potrebbe essere un'impressione sbagliata. Formula 2021, un bel set, ma solo per Imola. Guarda, Portimão e la livrea bianca e la Red Bull. Se no, un 5,56. Ma ci sono microtransazioni per caso? Se sì, su che cosa? Tanto abbiamo... Sì, ci ho giocato e non mi è piaciuto. Però tra l'altro mi sa che ce l'aveva detto anche l'altra volta. Cioè, praticamente sono tornato indietro. Ok, posso ignorare tutte queste cose. Posso ritornare tranquillamente verso Pulveria. Liscio! Quei cosi blu non li colpirò mai. Non lo so perché. So che mi hanno consigliato di non colpirli. Quindi... No! La morte! Che cazzo è? Ma qua ci sono andato, vero? Sì. Sì. No. Non sono andato qui. Ora sì. No, ci sono già andato, perfetto. Forse posso entrare dentro quel buco. Oddio, è vero che questa cosa è impressionissima, mamma mia. Lì ho trovato un altro amuleto, ragazzi, che in realtà era il cuore di quella, di quell'essere che vedevate dietro allo scrigno. Niente microtransazioni, o meglio, se vuoi spendere i bitcoin, li puoi spendere, ma è obbligatorio. Ma cosa ci fai? Cioè, compri le mutande, i calzini, fai il tuo merchandising. Sarebbe figo poter creare il merchandising all'interno di un videogioco. Tipo, ti crei tu il tuo logo, la tua maglia. Peccato che EA se ti permettesse di fare una cosa del genere. No, guys. Piuttosto vorrei dire una bella frase, ma è una frase molto cattiva. Ma dimmi un po', spero che tu non abbia visto la partita, Pomata, questa settimana, vero? Non l'hai vista, sei stato a giocare. Pat Magios? Hai fatto tutt'altro, mi auguro, perché è andata veramente male. Comunque, volevo comprare questa chiave semplice. Compriamo questa chiave. Aspettate, prima di comprare chiave, andiamo a comprare la mappa, non si sa mai. Lascia sta, guarda, non mi interessa più. Io non lo sapevo che era contro la Lazio, è stato impressionante, raga. Quando diciamo, mi sono sentito come quando Parolo ci ha purgato. Parolo una volta a noi del Milan ci ha purgato, è stato Bafanada. bruttissimo, è stato veramente bruttissimo. Quindi, questi sono una nuova aggiunta al negozio, puoi usare queste per interesse sulla mappa, non mi interessano. Ma non mi devo dare la mappa del logo? Io penso che se fanno un campionato solo big avremmo vinto, ma allora ti spiego, vabbè, torni subito, ma comunque ci sta, perché alla fine le squadre piccole, ragazzi, nel campionato sono sempre quelle più bastarde, sono sempre quelle che ti rovinano la vittoria, no? Quindi ci sta Patrasio! che si perde con le piccole. Ah, è tornato letteralmente subito. Comunque non so se mi hai sentito, ci sta, guarda che le squadrette piccole sono tremende. Ragazzi, it's a new day. It's a new parte di... Non è ricettacolo. Patrasio! Sì, forse è ricettacolo si chiama quello. Questo cos'è? Carapace saldo, la vita di dopo essere dura, sempre a farsi colpire e malmenare. Questo amuleto ti darà più tempo per riprenderti dopo aver subito danni. Lo compro solo per completezza di inventario. Non lo userò mai.
Mai. Sapete cosa vuol dire mai. Va bene, intanto salvo. Abbiamo speso un sacco di punti coso. Il problema è uno ora. C'è una porta da aprire qui di fronte a noi. Andiamo ad aprirla. Non so cosa ci potrebbe essere dietro. Esamina. Una porta di pietra. Buona serratura semplice. Usare una chiave semplice. Buco invitante, però preferisco usare la chiave semplice una volta ogni tanto. Ma più che altro non te l'aspetti, ma... non te l'aspetti. Non è bello per... Ah, ok. Devo premere... Dove cazzo? No. Porco di... Sì, non lo fare mai più! Ah... Tizia, mi sono volate pure le ciabatte e mi sta volando il tablet in avanti. Cos'è sto cosa? Ascolta, benvenuto piccolo intruso. Ciao, bello. Ti sei... Ragazzi, nessuno ha fatto la clip, davvero? Lo faccio io la clip, allora. Ti sei perso un bel momento, Andros. Benvenuto piccolo intruso, ho dormito qui dentro per un bel po' di tempo. Forse troppo. Grazie a me ti sei liberata, guarda. Sempre io ci devo pensare le cose. Beh, ora tu mi hai svegliato, ma non fa niente. Potrei perfino esserti di aiuto. Cioè, già mi hai fatto cagare addosso. Se mi vuoi essere aiuto anche in qualcosa... Mi chiamo Gigi. Gigi. Che bel nome, eh? Sei arrivato qui. Io sto cercando di modificare la clip, ma mi sa che non ce la faccio. Sei arrivato qui da me... Deve essere perché hai bisogno del mio aiuto. No, in realtà sono venuto a caso. Vedi, talvolta ci lasciamo dietro i rimpianti in questo mondo, come delle macchie nere. Se non affrontiamo questi rimpianti, la speranza inizierà ad abbandonarci. E tu hai dei rimpianti, piccoletto? Lascia che ti guardi dentro. Per un momento. Guarda dentro, in che senso? Da quel che vedo non hai rimpianti. Sei molto fortunato. Perché sono perché non ho rimpianti? Ma in realtà io ho qualche rimpianto... Vabbè... Non hai bisogno dei miei servigi. Oh, che minchia significa? No, no, questa non l'ho capita. Non l'ho capita. Cioè... Tanto pubblico. Ah, aggiungi un titolo. Jumpy. Lo chiamo solo Jumpy. Comunque, CMQ... Bentornato Andros, ma il solo dobbiamo fare anche erpomata noi, non solo al buon Andros. Facciamo un bel so anche erpomata. Se avete scritto i messaggi, ragazzi, li recupero subito. Scusate perché ero nella schermata... Androsol, eccolo qua. Ero nella schermata della clip. Recupero subito. Madonna mia. Ma posso avere il jumpscare pure qua? Ma non è possibile. Ciao, bello, ciao Andros. Com'è andato oggi allora su Nier? Ti sei divertito? Io ho visto che a un certo punto sei andato più avanti di me, quindi... Tagliato secco. No, volevo fare la pomata. No, ho sbagliato. Volevo fare la pomata. So pomata. No, ho sbagliato io, scusate. Ma poi scusa, ti lamenti pure che te lo facciamo doppio? So, uno contro uno. Ti lamenti pure che ti facciamo il doppio so. Dovresti essere onorato. Sei raccomandato in questa diretta. Più di pomata, vero pomata? Che poi pomata arriva e non si fa nemmeno il so da solo. Ma che schifo. Poi vado io da lui e mi fa sempre il so. Che schifo. Comunque, in realtà c'era una cosa che volevo fare. Volevo un attimo tornare qui. Intanto ci sono questi esseri che li ammazzo per un motivo, guys. Me ne mancano pochi per sbloccare il mostrario. Però volevo ritornare un attimo alla grotta di cristallo e anche qua, in realtà. Tempio e l'uomo nero, non succede niente ancora. Meno male, meno male. No, non me lo posso fare da solo. Come non te lo faresti mai? Ma scusami, no, ma che stai dicendo? È l'unica cosa nella quale ti posso pagare. Cioè, mi fai le mod, almeno so te lo devi fare. Già. Soprattutto ragazzi, perché io quest'anno non sto giocando a FIFA, quindi l'unico che vi può fare compagnia a FIFA è buona erpomata. Comunque, Andros, da quant'è che non giochi a questo fantastico Hollow Knight? Come l'hai finito? Ma che cazzo sta a dire? Qua non c'era niente, vero? Sembri no. Ah! Sono un coglione. Ok, fatto. Mi serviva ammazzare l'ultimo di questi. Infatti qua ci sono già stato. Bestemmie gratuite. Ma guarda, se volete vedermi bestemmiare, meglio sentirmi su FIFA. Raga, si bestemmia su FIFA. Non c'è niente da... È un gioco di merda. Eccoci qua, siamo arrivati.
Manca poco per il primo finale. Ma io già un finale l'ho fatto quando sono morto all'inizio. Ma c'è l'amiche. Ma dai, ma sta scavando sempre di più. Di tanto in tanto tu vieni a farmi visita. Mi fa molto piacere. Sentiamo la canzoncina che ci vuole cantare. Ah, non ci canta niente. Ti do una mano. Non gli posso dare una mano per scavare, Andros. Perché non possiamo dare una mano per scavare? Che cattivi che siamo. Mi manca poco per il primo finale, dico, di quello canonico. Quindi scoprirai che Android 9S è il cattivo, vero? Scoprirai che finalmente aveva tramato tutto fin dall'inizio. Cazzo, ti ho fatto spoiler. In realtà io non ho nemmeno idea di come si possa sviluppare la trama. Cioè, rispetto a quando tu ti nasci con Android 9S, eh? Cos'è sta cosa? Sì? Ok, quindi mi apre la porta. Bello sto posto. Dove sono? Non lo so. Però quei tipi penso che non li possa abbattere. Non credo. Penso che se dovessi cadere là sotto posso dire addio vita. Là sopra posso andare? Forse sì, vediamo. Niente, non si può andare. Quanto sono distante io? Non è scusa, puoi progressare con automata, è vero, ma quanto sono distante? Picco di cristallo, non posso dire la mappa di questo luogo. Dove cazzo siamo? È bellissimo sto luogo. Sembra una miniera. Cioè, è una miniera. Non sembra una miniera. Da sopra vorrei andare, non ci posso andare ancora. Ma che bello. Non so dove sei nella mappa, nemmeno io. Sono a Picco di Cristallo. Ti ricordi il luogo Picco di Cristallo? Comunque, bestemmie fumate, però ancora ci stai giocando, eh. Perché è bello che ti fai la squadra e quindi ti viene voglia di continuare. E quello è il bello di FIFA, no? Dove cazzo sono, guys? Ma è bellissimo sto posto. Quella cosa là sotto cos'è? Wow, ma è una miniera bellissima. E anche inquietante, perché questi cosi li posso ammazzare? No, non credo proprio che li possa ammazzare. Sì. No, che figata. Ragazzi, nuovo mostro nel mostrario. Creatura lente, coriacea. I cristalli che crescono sulla sua schiena la proteggono dagli attacchi dall'alto. Ma come sta andando invece con la squadra di foot? Sta riuscendo a tirare fuori qualcosa di bello? Aia, bravo Sbigiotto, bravo Sbigiotto. Comunque si sente bene a queste cuffie, eh? Però secondo me non sono ottimizzate per PS4. Cioè, nel senso, su PS5 e su PC rendono molto meglio, secondo me. Ma ci sta, per un motivo, cioè, è per un motivo di componenti della PS4, cioè, molto indietro la PS4 rispetto a queste cose. Doccia di cristallo. Dai, un altro bacio di Zigia, dobbiamo aspettare, perché sta parlando, raga. La storia è che devo farla, immagino. Ma quello è un altro... Quello è amico o nemico? È amico o nemico, quello? Ciao ragazzo, sei amico? Sì, mi sta lanciando un piccone perché vuole che lavoro con lui, no, eh? Ma questo è il tipo di Super Mario per come sta lanciando quel piccone. Ah, c'è una panchina qua, guys. Andiamo a sbloccarla subito. Instant panchina. Cazzo. Salva alla panchina, yeah. Con Son e Teo If. Ecco come sei messo. Son e Teo If. Madonna mia, quanto è forte Teo Hernandez. Quanto è forte Teo. Peccato che è francese, mi ha dato una brutta notizia, fumata. Potevi dirmi che era portoghese? No, france. France. Cos'è quel coso? No! Micchia, mi ha fatto vedere il cristallo lui. Ciao, bello, regno di cristallo. Ah, ma questo è il regno di cristallo! Sa che bello, non è cristallo lunoso, vero? No, vabbè, ma è fortissimo sto tipo. Vediamo, lancia contro intrusi i frammenti di cristallo che si rigenerano formalmente. Qua c'è il pieno di cristalli della luna qui dentro. Che bello. Ma ne if al posto di... No, Dio. Ti vuoi togliere De Bruyne, davvero? Ma è così scarso De Bruyne? Mi stai dicendo? O è perché è troppo forte... Casomai te lo tieni come riserva.
Comunque andrò solo, quindi stai già arrivando al finale, hai saltato tutte le missioni secondarie, maledetto. Io mi sono fatto pure le missioni secondarie del maestro contro la quale devi combattere. Questa sera. Io non ti leggo, Gabri, se mi devi fare spoiler non ti leggo, no? Tu spoileri, Gabri. Lei spoilera, lo sa che spoilera. Ma che ficata salire in quel modo. Lui ha già ha detto estrema destra, io non sono di destra, sono di sinistra, tu vuoi di destra. Ma quindi sei Salvini? Cazzo, tu sei per Salvini? Casino qua, si va a destra o a sinistra? Non posso vedere la mappa. Oh mamma, cos'è tutto quel percorso? Perché ci fanno vedere il percorso? No, per liberare uno di quelli là, ma davvero? Che mi stai dicendo? Se praticamente io parto da qua. Ah! E poi non so come va a finire. Va a finire male. A destra devo andare. No, da qua devo fare. Devo darti due baci, dolcezza. Ha fatto tutto lui! Giuro! Wow, bellissimo! Oh merda! E ora? Ma è velocissimo! Ma è ancora più facile se è veloce! Yeah! Ciao bello! Sì! Fatti ammazzare! No, ed ora che l'ho salvato lo volevo ammazzare, guys! Sei comunista! Bravo, bravissimo, l'hai capito? Io mangio bambini a colazione. E vado fiero. No, sto scherzando. Sto scherzando. Io ho i miei periodi rossi, raga. Io mangiare vodka e bere bambini. Basta, due baci. Come si sente? Come si sente? No. Ah, e dicono bene. Prova. Madonna mia, sei alto, ma come? Sei sordo. Ah, infatti. Sì, non vorrei. Battiamo un po' il volume, siamo. Comunque, tu dici che sono comunista, Seruk, e tu che sei allora? Tu sei laziale, i laziali sono famosi per... Sono famosi per qualcosa. Un altro cartone. Sì, l'ho già potenziato! Di quanto. Dico, devi andare a prendere la mappa, guys. La vedo male. Non ti preoccupare, c'è Svigi! Svigi magico! Svigi di Veno! Svigi ti fa vedere come fare slalom maggiore fra stronzoni! Ecco. No! Basta! No! Ti ho detto basta! Ascolta il tuo padrone quando ti dice basta! Vuol dire basta! Godo! Suca! Suca! Che c'è a destra? E a destra cosa c'è? Va bene, andiamo sopra la mappa! Ma a piccolo terrestre, a piccolo oscuro non me l'ha fatta. Non me l'ha data la mappa. Sai? Vieni qua, bello di papi. Vieni qua, bello. No. Vieni qua, bello di papi. Vieni qua, ti ho detto. Bello, nuovo mostro di mostrarvi. Andiamo a leggere. Si nutre di polvere di cristallo e usa cule cristallini per proteggersi dai pericoli. Più o meno anche io. Sei comunista, davvero? Wow, bravissimo. Sei come i laziali. Wow, perché così posso leggere. I resti di insetto attirato al piccolo di cristallo del cristallo di cristallo. Bastiglio, piccone e un'arma incredibile. Oh my gosh. Ok, vado a sinistra.
Voi scale la montagna, ho sentito che è una lunga strada per arrivare fino a qui. Troppo in alto per i miei gusti. Non sono amante delle alti, delle grandi altezze. Comprare la mappa? Yes. La lucciola. Sì. Ah. E quindi io che cosa posso fare a parte girarmi i pollici? Fatti ammazzare? Ma non penso sia questo lo scopo del gioco. Aspetta che ammazzo questo simpaticone. Vieni qua che devo attivare il mostrario. Vieni qua che devo completare il mostrario. Vieni, bravo, bravissimo. Oh là là, oh là là, rischio. Meno male. Panchina. Bello. Dov'è? Scusi, posso sedermi? Dai, c'è posto per due. No! No, 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 no. Oh mamma! No, sveglia tosto! Non c'è il doppio salto! Ah, mi sta massacrando! Cura! Sembra tosto! Sembra tosto, sì! Sembra tosto, ma vaffanculo, mi devo fare col tiro pure perché lui mi tocca, no? Ah, minchia di quanto non mi ha preso! Che mi ha preso stavolta però. È morto! Godo! Aspetta, è morto? Sedia! Sì! Godo! Cheat! Fatti ammazzare! Aspettate, vado a dirgliene quattro. Aspetta, torno su. Vieni! Era tosto. Sì, tanto tosto, davvero? Suka! Oh, comunismo forever, ovviamente mi associo da quello russo. Sì, diciamo che allora, il comunismo è un'utopia, guys. È veramente un'utopia. Tra l'altro mio nonno è stato senatore di Fondazione Comunista, quindi pensate voi. Quindi noi in famiglia siamo di sinistra. Peccato che non esiste la sinistra. Non esiste, ed è una tristezza. Ormai è solo un pensiero. È solo un pensiero. Il sito, lo dite, è interessante. In futuro, vedi, te l'ho detto, è interessante perché ti permette di fare i pagamenti rateali, 3 mesi o comunque di più, senza interessi. E quella è la cosa. E puoi pagare con PayPal. Quella è la cosa più bella. Comunque, guys, primo tentativo. Dai un bacio a Lady Sbigia. Gabri, mi hai visto che ho sconfitto? Lui è un partigiano. Lui è uno che dipende dalla cosa. Lui, ragazzi, è un cazzo di riccone del cromata. Non vedete che fa? È una diva. Sguardo. Comunque siete della Lazio, però siete di sinistra. Questa è un po' un mezzo controsenso, eh? È un po' un mezzo controsenso, lo sapete? Perché si dice che la Lazio è di estrema destra. Anche la Roma, se per questo. Ma non poco. Chi è questo? Cavolo, non possiamo andare lì però. Dobbiamo andare giù, mi sa. Andiamo giù. Maledetto questo. No, vabbè. Questo è figlio della merda. Questo è più merda della merda del boss. Oh, mamma. Ma guardate quanti cristalli.
e questi cristalli mi fanno male, questa è la cosa bella. Cioè, quindi non solo mi colpiscono. Madonna mia, sono tremendi questi uccellini. Comunque, quindi capito, cioè mi sembra strano che siate di sinistra e siate anche della Lazio, però ragazzi, ci sta, io infatti sono milanista e sono di sinistra, un tempo il Milan era di Berlusconi, quindi di destra. Infatti la gente dice, ma tu sei di destra, cioè tu sei di destra, quindi no. Sono tutte scuole di destra, sì, ma anche il Milan in realtà tendenzialmente dovrebbe essere di destra, tendenzialmente, nella pratica non è più di Berlusconi, quindi non so, lì ce dobbiamo andare più da sopra, ce la facciamo, ci voglio provare. Oh mamma! Ai! No! Cazzo, non posso toccare le pareti! Faccio male appena tocco le pareti! Ah, l'ho preso in pieno! No, ha toccato la parete, vaffanculo! Rischio di morire così, no? Cazzo! No, via. Ma raga, il vero boss è Erpomata. Non è che lui figlio di qualche boss, è lui il vero boss. Il mio di sinistra è che solo aveva Berlusconi come presidente. Eh sì, perché un tempo la Fossa dei Leoni, guys, la Fossa dei Leoni era di sinistra. È vero. La Fossa dei Leoni era di sinistra. Che non vincevano nulla, l'hanno già mandato a fanculo. Quello pro... Ma guarda che in realtà Berlusconi ha fatto chiudere la Fossa dei Leoni, che era praticamente il centro della tifoseria del Milan. Tenete conto che chi era a capo del club Milan di Barcellona Pozzo di Gotto era di sinistra, di fondazione comunista, e lui chiuse il club perché Berlusconi disse le vogliamo chiudere il club per creare un partito di Forza Italia. Mi ha fatto così, preferisco chiudere il club piuttosto che aprire Forza Italia da te. Dai! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, sì! Godo! Scusate, piccolo momento di riflessione, che sta succedendo? Beh, tutto questo per aprire... Ah no, ha disattivato pure tutto il martingegno. Wow, figo! Abbiamo preso un altro di quei lombrichi, guys. Yeah. Ricco, ma che ricco, lo sappiamo che sei trasfondato di soldi. Ti escono pure alle scarpe i soldi, Fumata, lo sappiamo. Lo sappiamo noi. Perché non dai mai niente, Fumata? Dai solo simpatia... benevolenza e tanta dolcezza, ma noi vogliamo un po' di soldi. Gancia? Prego? Prego? Tra l'altro, parlando di soldi, manca poco per raggiungere l'obiettivo delle ore di film. Vedo il tipo di channel lunghi che prendere i big money. Chi? Da chi? Comunque, io non capisco perché Gabri non voleva che prendessi... Oh mamma... Non voleva che lasciassi i soldi in banca. Ai. Guarda se devo morire per colpa di questo simpaticone. Dal papà dei lombrichi. Ah, ho capito. Minchia, non muore sto coso, eh? Rustardi! Giustardi. Ciao, ti saluto a Giussardi, lo conosci a Giussardi, no? Raga, qua rischiamo di morire invece, io sto ridendo e scherzando, ma qua si sta rischiando di brutto. Siamo lì. Dai. Sono morto. Posso risalire, ma sono morto, sono letteralmente morto. Meno male, quello non mi ha preso. Rischiato. Sono vivo. Sì, godo.
cazzo ho il tipo da assassinare. Comunque ragazzi, avete qualche compagna di classe? Avete qualche compagna di classe o qualche amica che è ricca? Qualche compagna di classe o amica che è ricca? L'avete mai avuta? Che mi ha mai invitato in qualche casa, in qualche festa a casa sua? Io ne ho avute amiche ricche e anche amici ricchi. Mamma mia che bello riuscire. Però i soldi non bastavano mai. Era una cosa fantastica per loro, li invidiavo un pochettino. Però sto bene così, come dire. Allora, piuttosto risaliamo su, andiamo da sinistra, andiamo là sopra. E poi da quello vediamo che cosa possiamo trovare. Perché giù in basso. Ah no, è vero, perché giù in basso a destra c'era un percorso e potevamo fare. Andiamo giù. Allora. Ulala. Comunque ragazzi, ho visto la trilogia rifatta di GTA, non vedo l'ora. Porca puttana. Noi ci siamo cresciuti con quei giochi. Dai, devo proprio fare così. Sì. Oh! Madonna mia, ci vuole un tempismo bestiale per fare queste cose. Bello! Mio, liberato. Abbiamo liberato un altro lombrico involontariamente. E voi ditemi la verità, lo state aspettando questo GTA? Lo state aspettando questo GTA? Io sì, non vedo l'ora. Dove sono giù? Bastardi! Di quanto non mi hanno preso! Non è quello che mi spara, può essere. No! Meno male! Non so perché non mi ha colpito. Vai alla panchina, mi dice a 94 poli. Vorrei andarci alla panchina. Prima vediamo cosa c'è qua. E qui cosa c'è? Oh mamma. Così salvo, ma tanto anche se muoio non succede niente, giusto? Che altro perché la panchina... Ah, ci posso andare da giù alla panchina, attenzione. Ma qua? Trussardi, giustardi. Sì. Cos'era sto rumore bruttissimo? Eccola qua la panchina. Ragazzi, vi saluta Giussardi di Jojo. Wow, figata. Quindi, prima sono andato qui a destra. Possiamo andare ancora più in su? Là, ho rischiato. Vediamo. Qui non so dove ci porterà. Io prima venivo da qua. Non ancora più sopra le mie, giusto? No, venivo da qua. Mi sa che non ci possiamo andare ancora qui, guys, perché c'è un percorso che si dovrebbe fare volando. Noi non possiamo fare una cosa del genere. Mi sa. Ma forse no, cazzata. Forse ce la facciamo. Sì, ce la facciamo. Stando attenti a quella lucciola, però. Maledetta. No, figli di puttana, ma sono in due, ma non vale. Vedo la luce. E luce sia. Dove siamo? Oh mamma. Ma ce la faccio ad andare da qua là? Io ho una brutta sensazione. Molto brutta. Geronimo! Ok, non volevo andare proprio in un cimitero, ma sembra che ci sia finito. No, non mi ha dato nessun potere. Esamina. Maledetti sono coloro che si rivoltano contro il signore. Contro Sbigi. Contro il re. Il re chi? Cos'è tutto sto silenzio? Ah, tra l'altro, abbiamo sconfitto quel tipo, il guardiano cristallo. Robusto minatore del picco di cristallo, ricoperto da una crescita cristallina. Può lanciare accecanti raggi di luce e sorti cristallizzati. Grazie, Dark Gabriel. Quindi a breve mi inchiappettano ancora più brutalmente, mi state dicendo? Mi state dicendo che questo non è nemmeno l'antipasto. Cazzo. C'è un viaggio rapido. C'è un viaggio rapido. Yeah. Non ci credo. Vai a destra. Vedi? Sono andato a destra. Che strano.
se è da qua ancora non si può andare. Voglio un biglietto. Non ce l'ho. A 94 voti scrive vai a destra. Spoiler. Intanto Bandi, ragazzi, è coricato davanti a me, soddisfatta di aver rovinarci, di aver rovinato la giornata a noi. Facendo cacca e pipì sul letto. No, cacca non l'ha fatta. Pipì sì, però. Oddio santo. Ma questo... Aspetta. Detta aspetta, fammi uscire. Fammi uscire. Esamina. Per proteggere il cettacolo, i sognatori dormono in eterno. Ma non l'erudita, nel suo archivio circondato da nebbia e bruma. Lurien, il guardiano, nella torre, sorveglia dall'alto la città. E Ran, la bestia, e il suo antro, tra la profonda oscurità, al di là del reame. Grazie alla loro devozione, il Dio Sacro vivrà in eterno. Quindi sono tre divinità. Posizione sognatori aggiunta. Piccola ombra, non ti avvicinare. Cosa la spinge a farsi strada fuori all'oscurità? Cosa la spinge a tornare in questo sacro regno? A tornare, quindi lui c'era già stato. Un richiamo al di là dei sigilli, il ricettacolo, o forse la luce prigioniera. Oggi Svi, ho finito la storia principale di Final Fantasy XV. Ora devo giocarmi DLC. Come l'hai trovata? Ti è piaciuta? Un richiamo al di là dei sigilli. Ma in realtà, già la tipa dello spillo ha detto una cosa, Gabri. Ha detto che io... Che lui è forte perché è già ricaduto, una cosa del genere. Quindi un qualcosa di sospetto di ritorno l'ho trovato. Il ricettacolo forse è la luce prigioniera. I sigilli si spezzeranno? Non possono essere infranti. Ma il ricettacolo si indebolisce. La piaga si diffonde. Devono essere infranti. Eppure i sigilli perdurano. Il nostro dovere persiste. Deve essere schiacciato. Ma questi tre dildi alla fine cosa mi rappresentano? Mi sembrano veramente tre dildi di pietra con... No, ok. Con delle... No, il dovere nostro persiste. Ho qui ribalato livello 20. Mi stanno attaccando? Oh, svanisci, piccola ombra. Svanisci e lasciaci dormire in pace. Ok... GG. Good morning. We talk about... Dovrei seguire dove cazzo sono. Ma sono nel regno del cuore. Roxas, sei qua? Andiamo su o giù? Sì, andiamo su. Roxas, Ventus, Darkness. Non c'è Darkness? No, eh? Abbastanza bello. C'è un gigantesco buco di trama. Per questo devo giocarmi DLC. Più che altro Androsol l'ha molto criticato per Final Fantasy XV. Quindi lui è un fan. Diciamo che lui, siccome già conosce i vecchi Final Fantasy, mi dà una critica da fan. Quindi non lo so. Ho avuto degli amici non fan che mi hanno detto che Final Fantasy XIII è bello. Spero nella tua, però... Ecco, infatti. E minchia, per farlo ritornare, io ho dovuto nominare il nome maledetto. Ciao, bello. Cioè, non è possibile che torni quando domino quel gioco. Non è possibile. Ti hanno inflitto un terribile destino. Sei stato scagliato in questo spazio tra corpo e anima. Accetterai il loro giudizio svanendo poco alla volta? No. Come ti... E non puoi risvegliarti con Final Fantasy XV? Dormi. Non posso nominare quel gioco che Androsol si sveglia e comincia a smattare, guys. È un po' come quando a me dicono... No, Ubisoft. Esatto, no, è vero, guarda. Cioè, ogni volta che nomino Final Fantasy XV, Androsol ritorna... Stavate parlando di... No, in realtà di Final Fantasy XV, ma vabbè. Piuttosto impugnare l'arma davanti a te e ti farei strada da fuori... No, fuori da questo triste sogno dimenticato. Ovvio. Che devo fare? Era una falena, tra l'altro, guys. Esamina. Cosa mi ha dato? Aculeo dei sogni? Tieni premuto triangolo per caricare e sferrare un colpo con l'aculeo. Squarcia il velo che separa il sogno e la veglia.
Ma che carina. Che tra l'altro le falene non sono simbolo del sogno. Devi aprirla come le voci di D-Max, cioè. Qual è? Non lo conosco. Il gioco è basato sulla funzione di quelli a Culio. Il veggente ti darà un botto di ricompensa. Se mai lo giocherai il 15 SB capirai perché lo reputo. Quello ti dico, cioè. Se devo dare un giudizio devi ascoltare più il tuo perché sei un fan. Però io spero che in realtà sia quello di pomata. Il commento buono. Ah, di D-Max, ho capito. Devo parlare come quello di... ma loro sono un po' impersonali, non riesco a essere così impersonali. Ciao amico, cosa mi stai dicendo? No, non ce la faccio, cara, non ce la faccio. Comunque ho capito che dici. Aspetta, ti fai la PS5 e te lo danno gratuitamente. Che cosa? Ah, il 15 lo danno gratuitamente. Ah, perché c'è... Ma non dura per sempre. Ma non dura per sempre quell'offerta, sai? La Royal Delusion Edition. Non dura per sempre questa offerta. Devo ammettere però che quella sacra lama si è smussata con il tempo. Insieme forse potremmo ripristinare il suo potere. Devi solo portarmi l'essenza. L'essenza, i preziosi frammenti di luce di cui sono fatti i sogni. Raccogliere ovunque tu le possa trovare. Dura finché il Plus. Ah, io mi ricordavo che PlayStation l'aveva dato a disposizione per un anno e mezzo e poi l'avrebbe tolto. Ma davvero? Ma che storia? Diciamo è un buon modo per... E qui c'è te stesse via di quando arrivi vorrei insegnarti altro. Quali sono queste essenze allora? Quelle piante sussurranti che si trovano sparse nel reame. Vediamo. Plus Collection. E ci sono anche altri giochi, ma sono giochi anche PS3, eh? Terre di riposo, dove cazzo sono, guys? Ah, ma è questa pianta! No, vabbè. Oh, che figata. E ora? Le devo raccogliere? Ah. Figo. Posso sapere quanti sono? O lo capisco solo dal rumore? Ma che bella la canzone, come una donna. Bellissima la soundtrack, veramente. Si abbina da Dio. L'intensità della musica che aumenta poi è fenomenale. Potrei aprire sto coso, però non lo posso ancora fare, forse. Di quei 20 giochi, solo due giochi ho giocato a memoria mia. God of War e Final Fantasy XV. C'è Persona 5, però no, però la base, non la Royal. Quanti DLC sono di Persona? Sono 3 DLC, mi sembra, di Persona, o sbaglio? Questo coso potrei affidare, però non mi serve. C'è anche Persona Dancing, se non sbaglio. Days Gone, io lo sto continuando. Non ci credo. Non averti rivisto, senti. Sentinelle, perché non vieni nel nostro negozio Pulverio per comprare una mappa di quest'area? Ora è disponibile a un prezzo speciale. Ma lei vende, non me la vende la sua mappa. Cosa? Vediamo se nel mostrario si è aggiornato qualcosa. No. Abbiamo solo scoperto Hornet. Dove siamo? Terre del riposo? Micchia, siamo molto distanti. Veramente molto distanti. Non ce ne andiamo ancora. Ah, Dancing è il 3, ah. Ah, è un... No, Dancing... Ah, Dancing è uno spin-off, forse. Per questo. Io Days Gone un po' l'ho continuato, fumata. Devo dire che... C'ha le sue cose che dovrebbe un po' migliorare. C'ha un po' di cose che dovrebbe migliorarsi. Penso che sia migliorato. Da chi? Da quello è l'easter egg. Dove devo andare? Tu mi devi dire dove è l'easter egg, ma non è spoiler, vero? Che quanto è bello questo pianoforte. Ogni volta a sentire questo pianoforte mi fa andare di testa. Tra l'altro c'è un passaggio segreto qua.
L'avevo notato perché c'era una luce. Dove diavolo sono? Cos'è sto posto? Scudo dei sogni? Cos'è lo scudo dei sogni? Amuleto difensivo usato un tempo da una tribù che poteva dar forma ai sogni. Evoca uno scudo che segue chi lo blocca e tenta di proteggerlo. Non è bello. Hai già sconfitto Nosk Annido. Chi è Nosk? Mi sa di no, sai? Mi sa di no. No, perché non c'è qua nella N. Oggi mi sono ti è piaciuto? Te l'ho detto, una volta che inizi poi non ce la fai più. Ah, ti sei triggerato nel senso che ti sei gasato, non che ti è piaciuto, ho capito, ho capito. Quindi dovrei tornare a Nido Sacro, no, a Nido Sacro, Nido Oscuro. Nido Oscuro in realtà, ragazzo, non l'ho esplorato. Figo, è cresciuto. Non l'ho esplorato Nido Sacro. Nido Oscuro, scusate. Sono tornato indietro. Ma tu dici che ti sei triggerato per qualcosa che hai visto di easter egg oppure di qualcosa di bello della trama? Cos'è che ti è piaciuto tanto? Perché devo dire che Nier è bello, veramente bello, soprattutto per quello che ti vuole insegnare. E Chubby infatti è un personaggio molto, come dire, impostato. Per questo continua a pensare che possa non essere un automa. Ah! Ho capito di chi sta parlando. Ho capito di chi sta parlando qua. Ecobas! Ah, ok, quindi per ora ancora non mi fa vendere niente. Mamma mia, quanto è bella quella trilogia. È bellissima, guys. Io ho visto Vice City. Mi è bastato. E io non vedo l'ora di giocare a Vice City. Trama per ora mi sta piacendo più, più quella di Replicant. Non lo so, vedremo. Vedremo, io non lo posso ancora sapere. No, veramente, non lo posso ancora sapere. Non ho giocato a Replicant. Papa nada. Ah, finalmente vende la mappa di Terra di Riposo. Meno male. Oggetto acquistato. Yeah. E questo? Puntina del bozzolo, puntina di radice sussurrante, puntina della tomba del guerriero, Cornifer. Ok, li compriamo entrambi. Certo, acquistato. Compriamo pure questo. Ma visto che ci siamo, compriamo pure la cosa blu, visto che ci siamo, no? Questo cos'è? Segnalino scintilla. Ah, ok. Compriamo anche questo, visto che siamo 100. Immagino. Immagino che tu non lo possa dire. Piuttosto, vediamo se possiamo mettere qualche amuleto diverso. Usato per assorbire più anima all'ambiente circostante. Ma questo non ce l'avevamo già? Ah, no, no, non ce l'abbiamo già. Busto la lasciamo, carapace la togliamo e mettiamo questo. Ho bisogno di tanti geo, guys. Tanti tanti. Ad esempio per me la migliore è Sant'Andreas. Poi c'è GTA 3 che non so, ma mi... No, ti posso dire che Vice City è più bello. Cioè, raga, Vice City ha una storia fantastica. Perché c'è quello incacchiato? Cos'è quella cosa incacchiata? Ah, è perché là c'è il boss forse che deve abbattere? Forse. Non lo so. Penso di sì, in realtà. Penso che lì ci sia... Ah, no, è il Tempio dell'Uovo Nero. Ecco perché è il Tempio dell'Uovo Nero. Però mi danno Sorgente Calda, Stazione Tomba del Guerriero. Non trovo le tombe. Forse sono i boss che ho già battuto? Non mi sembra. C'è un mercante là che non mi ricordo chi sia. Non è il cartografo quello. Non vedo nessuna tomba, infatti. GTA 3 non è Sant'Andreas. No, GTA... Diciamo che è il terzo gioco per PS2 GTA Sant'Andreas. Ma non è no, GTA 3 Sant'Andreas è uno, diciamo che è uno spin-off temporale. Nel senso, è ambientato rispetto a GTA 3, mi sembra un paio di anni dopo, in un'altra città, però completamente in un'altra città. Sì, sì, però probabilmente perché essendo che era il terzo gioco
per PS2 lo chiamavano Sant'Andreas, capito? Il 3. Dicevano, il 3 è Sant'Andreas, quando non è così, fidati, non è così. Sono venuto qua per nessun motivo. No, veramente, sono venuto qua per nessun motivo. In realtà vorrei capire cosa c'è là sotto. Non ci sono ancora andato. Ci potrei andare. Lo chiamano GTA 3 Sant'Andreas. No, non è... sì, perché era il terzo gioco, solo per quello. Fidati che molti facevano questo errore. Lo facevano tantissimi questo errore. Quindi, guys, potremmo salire un attimo su, prendere quell'albero di radice sussurrata e poi riscendere giù. Anche se potremmo andare al santuario di pietra. Amore mio, vieni qua. Ah, non mi fai compagnia oggi, però. Ma non sei stata con me, a me non me ne fai le coccole. A me non me ne fa le coccole. Non mi fa le coccole ad 94 poli, guys. Ora mi trasferirò, finalmente sarà libera. Sarà libera, ragazzi. Mi conviene andare di giù allora. A destra. No, o lì oppure sui a sinistra. No, vedi che dove c'è la panchina c'è un altro spazietto che non ho esplorato. Leggermente sopra. Sì. No, sono tornato qua perché devo collezionare e mostrare i visti tizi, perché sennò col cabo che è qua. Vanni no, guarda qua. Sono belline. In ordine sarebbero GTA, GTA 2. No, in realtà sarebbero GTA, GTA 2, GTA London City 1967 forse. Poi GTA 3, GTA Vice City, Sant'Andreas, Liberty City Stories, Vice City Stories, Luca! Dice... scusa. Dice di andare a fare il coso di Easter Egg. Liscio! Mori, bastardo! In teoria di mezzo tra Vice City e Sant'Andreas c'è Advance. Lo sai che non ci ho mai giocato ad Advance? Perché è divertente! Ok. No, divertentissimo farsi ammazzare. No, perché questi tipi mi sa che li devo collezionare, tra l'altro. Hai mai giocato al Chinatown Wars? È bellissimo il Chinatown Wars, veramente bello. Un gioco un po' diverso dai classici GTA. E quei cosi non li ho mai affrontati, però io. No. Queste proprio no. Ah, sì. Qui sono già stato, tra l'altro. Ho giocato veramente al Chinatown, raga, che devo dire è veramente un bel gioco. Non tanto perché è un classico GTA, ci sono tanti minigiochi. Ogni gioco per Nintendo, soprattutto Nintendo DS, è impressionante. Ha una quantità di giochi fantastici, soprattutto a livello di minigiochi. Liscio! Lo so, ma li devo uccidere questi. Sempre per una questione di mostrario. Suka! Me ne sono andato. Cosa fa? Sì. Di quanto? Checkpoint! Ah, non è checkpoint, è finito. Fine dell'agonia! Ah, ma questa qua è quella quando ti colpiscono. Ti escono i piselli e piselli tutti quanti. Oh, che bello! Comunque, queste sono belline, ragazzi. L'unica cosa è che secondo me, ribadisco, sono più portate per PS5 che per PS4. Ma ci sta. Perché sono più nuove. PS4 non ha abbastanza componenti. Sì, sente bene. L'importante è che mi sentono loro, che mi sentono benissimo. Dove sei? Dove sei? Dove sei?
sa che l'ultimo devo ammazzare questo qua. Vediamo? No. Vediamo se si possono vedere. Posso vedere tutti i mostrari. Allora, di questi qua, 10, 8, 7, chi cazzo? Sì. Uno. Mica. So dove sono però. Cioè, so dove posso trovarne uno di quelli. Dove c'è il potere. Che l'ho sentito l'ultimo secondo, meno male. E niente, andiamo verso la panchina. Ahia! Ci hai provato! Ci ha provato, maledetto. Io le uso pure per PC, ma infatti io voglio provare per PC in un gioco come Dark Aliens. Ma noi dobbiamo giocare a Dark Aliens, perché lo so di giocare. Dark Aliens. Comunque il microfono si sente bene, no? Mi sentite diverso rispetto al vecchio microfono? Meno forte? Meno forte? Se vuoi scaricarlo, sì. Ma c'ho il Game Pass. C'ho tipo un tera di memoria nel PC. Che lo devo liberare, che le sto riempendo. Cioè, c'ho già 500 giga occupati alle lezioni. Certo che me le metto nel coso. Questo. Comunque non serve a niente quegli esserini che mi dovrebbero raccogliere nel coso. Oh, abbiamo completato questo, vediamo che dicono. Ecco. Come faccio a colpirlo quella? Vaffanculo. Ok, volevo leggere questo. Una volta pensavo che fossero solo piante ambulanti, quando ho scoperto che invece erano vere e proprie creature. Ho iniziato a ucciderle a vista. Questo è lo spirito della caccia. Androsol, mi serve sapere una cosa. Ho fatto la garanzia per la PS5 da 4 anni. Mi hanno detto che c'è validità anche sui joystick. È stato opzionale. Dipende. Ti chiederanno se hai giocato a FIFA. No, sto scherzando. No, non lo chiedono. Forse lo... No, non lo chiedono se giochi a FIFA, dai. Sarebbe spettacolo. Sì. Ma cosa c'è? C'è qua dentro. Che senso c'è un sacco di divertimento? Ma io sono già venuto qua. Sì, sono già venuto qua. Non lo so. Ciao belli, sono venuto qui a portare pizza e i pepperoni, il pepperoncino, tanta bella roba. Santuario di pietra. No, non ci sono venuto qua dentro. C'è silenzio, ho paura. Perché? Perché? Io voglio andare qua su. Cosa c'è qua su? Hello? Sì, ma quindi giù ci arrivo lo stesso però, va. E là cosa c'è a sinistra? Sto cazzo! Dove mi ha fatto ripartire? Mi sono perso. Hello? C'è troppo silenzio. Cos'è sto coso enorme? È un boss? No. Figliolo, riesci ancora a vedere? Ti prego, non farmi del male. Senza occhi. Guardando che ho preso il 5 zero problemi, no, veramente il tasto option mi si blocca. Ci mette un'unità a risalire, è un problema forse il joypad. Ho finito Kakekuri, ho iniziato Shaman King. Ah, ma tu stai guardando Anime a Gogo, non ci credo. Guardati Baki, fidati. Non puoi dormire con gli occhi aperti, piccoletto. Non puoi sognare se respiri ancora, piccoletto. Miei preziosi figli, dite cose così orribili quando dormite. I vostri artigli graffiano e raspano. Miei preziosi figli, un mostro è giunto per noi nell'oscurità. Canterete per me? Ah!
È una boss fight? No. Diciamo che non sono equipaggiato per una boss fight. È tosto questo, scommetto. Neanche tantissimo. Devi colpire lui senza farti colpire dai fili. Ci proviamo. Provalo, Strength intanto Fame sto mi boss. pare che sì, ti fa ripartire poi da qua. Se vado a Proviamo. prendere le, cioè, se tu ritorni qui a prendere le anime, non la devi fare le Ma tu non ci avevi scene. giocato a questo gioco? Sì, avevi giocato a questo gioco, Andros. A questo. Andros. Dico, Non se mi fa. guardi le No. anime, non devi Perché è un ricombattere sogno. necessariamente, perché Oh mamma. è un sogno. Ok, carica pure sta cosa. Ulala. Si sposta. I fantasmini si spostano e si spostano. Facciamo un altro ruolo, perché sono insieme. Ah. No. No, vabbè, c'è il figlio che mi ha spuntato, non so andare a colpire lui. Che infamia. Più o meno sto capendo ogni quanto esco i figli, però. Ah, è tostissima. No. 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 No, maledizione. Minchia, mi fa ripartire da qua sotto. La polveria era. No, polveria. Madonna mia. Che palle. Scarso sì, porca puttana. Però facciamo una cosa. Metto lo scudo. Lo so, ma è facile da battere questo, cazzo, però io. Prima morte di oggi, guys, contro un boss che è. Ah, non so se mi spiego. Ah! Ma questo com'è lo scudo dei sogni? È buono? No, no. Mi occupo lo spazio. No, il mio. Era Verdevia? Sì. Giù? Sì, ma la strada è un bordello. Senza occhi, mi pare. Sì, lo so, Gabri, può accadere. Ma non è difficile come boss. Non è difficile. Cioè, possiamo fare. Devo solo stare attento. Approfittiamone per ricaricare un po'. Diventerà un problema ora perché mi sa che ci vuole un po' di strada, vediamo. Abbastanza. Ma c'è una pianta carnivora. Che profitto. Tanto mi serve, ragazzi, perché devo aumentare il mostrario, devo aumentare un po' di cose. Anche un po' di vita, perché quando affrontiamo i figli di quel simpaticone, perlomeno, possiamo in qualche modo fare. Batman Arkham Knight, Battlefield Bloodborne. C'ho quasi tutti i giochi. Tutti, quasi tutti. Solo Persona manca. E Resident Evil 7. E The Last Guardian. Sì, per il resto ce l'ho tutti praticamente. Bello. Raga, è uno dei pochi boss che mi ha sconfitto questo. Che palle. Fatti una panchina a Verdevia, in che senso fatti una panchina? Non ce l'ho tutta? Ah, tu dici fatti una panchina? Ah, hai ragione, ha ragione anche lei, Slovenia. Muy very stupido. Ora ci facciamo la panchina che sta proprio là. A due passi, aspettate. Quel muro è sosa. Ah, aspetta! Non era il muro so suspect, era la zona so suspect. So sus! Sus! In questi giochi a quanti hai giocato, Androsol? Io penso. Ho un bel po' di quelli. Veramente un bel po'.
Fatti una panchina a Verdevia, ora potresti andare anche sotto sentieri dimenticati e fare le compre alla cicciona che ti dà incavi amuleti che sono in crisi. Gli incavi sarebbero gli spazi per mettere gli amuleti. Ma è spoiler. Ah, quella. Quella. Che mi fanno trasparentare questi qua. Oh, aspettate. Madonna mia. È morto sciolto. Sì. Ma c'ho Gabri che mi fa la calcolatrice, vero Gabri? Lui è diventato mio mod. Mi dice che vuole fare anche la calcolatrice per me. Sai fare i calcoli, Gabri? Sai fare se ne cos'è, no? Ma non lo posso portare poi in classe. L'altra non mi interessa, io pure, io gioco la maggior parte, ma devo dire che sono tutti che mi interessano, tranne due o tre di quei giochi, sai? Tipo, uno dei giochi più belli che vi regalano lì in mezzo è Batman, perché c'è Arkham, fantastico. Days Gone è l'unico che un po' mi ha deluso, mi aspettavo molto di più da quel gioco, molto, 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 molto di più, invece... Aia, invece aia. Quindi andiamo prima alla panchina, è qua a destra, perché sennò rischiamo... Hai preso la chiave di oscuro per il tram? No, non so manco dov'è. L'ho incontrato il tram a nido oscuro? Dove ne hai incontrati il tram? Non sapevo? Dove? Non so dov'è la tessera. No, lui ha detto pernito sacro. Comunque raga, spoiler, no! Gabri, ti devo annullare, ti devo sospendere. Ti devo sospendere. Non devi spoilerare. Ok, è il momento. Piccola vendetta. Ciao bello. Sbigge qua con te. È il momento di... Tieni. Tieni. È il momento di combattere. Stavolta gli faccio il culo. Sfidare. Sì, vieni qua. Ti faccio vedere io i figli. Ricola. Oh, ma sono più veloci? Che è successo? Com'è che sono diventato... Oddio. Più o meno sto capendo quando spuntano quegli stronzi di merda. Aia! Figli di merda. Pure lui mi colpisce, no? Ah! Dai, che spunta proprio dove c'è lui, maledetti, me lo fanno apposta. C'è un modo facile per batterlo, secondo me. Ed è rimanere fermi. Prima o poi spunta accanto. No, madonna, quanto ho rischiato. Infatti, vedete quanto sono rimasto fermo. Forse non scende mai lui, e questo è il problema. C'è qua un punto di buio. Cioè, se rimango qua, tendenzialmente potrei batterlo facilmente. Non ti spostare! Ti odio! Dove cazzo vai? Stai qua con me! Non sta con me, cattivo! No, peraltro, solo due barre di vita, guys. Devo stare attento. Stanno cominciando a scendere, sti puttani. Ah! Mi lacrima l'occhio! Tra l'altro sono Ah! Mi stavo prendendo! Speriamo! Minchia di quanto non l'ho preso.
capito. Cosa devo succare? Ho rischiato qua. Comunque qua è un posto per... è un punto perfetto questo. Veramente perfetto. No! Di quanto ho rischiato qua. Dov'è? Micchia che culo! Hai visto che culo? Micchia di quanto non l'ho preso. Là là. Ah, non si è fatto colpire però, infame. Sì, 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 aspetta, aspetta. Ora scendono questi cosi, vedi? Ora scendo a destra, no? Maledetto, scendi, ti aspetto qui. Ti aspetto. Oddio santo. No, mi ha preso un bimbo. Bravo, bravissimo. Oh, mi sta facendo i socco. Mi sta facendo partire i socco noia questo qua. È qua. Dai. Tanto non mi ha preso. Tendenzialmente sta cercando di farmi salire l'infame. Perché avevo 5 vite e sono arrivato a 2 vite, assurdo. Una. Due qua. No. Vado. Non muore mai. E qua. Che di quanto non l'ho preso. Dai, cazzo di bimbo di merda. Non muore mai. Ah. Soconeia il cazzo. Non muore mai. Non muore mai. Quanta cazzo di vita. Madonna mia. Gli ho dato una 15ina di colpi. Maledetto. Cosa scrive in chat, amore mio? Leggi. Soccominao niente! Soccominao il... Soccomi sto ca... So i colmi, maybe, casomai. Giusto, Androsol, mi chiami, maybe? Qualche volta mi chiama Androsol, maybe. Gabri, non c'è bisogno del maybe. Gabri mi chiama, guys. Io chiamo a questo tizio, pronti? Dice Gabri che si è messo un po' di ventaggio. Ma... sono quei cosi... No. Solo che questo coso lo diavi. Dio. Ho sprecato sia la mossa. Ho fatto il cerchio involontariamente. Io ho fatto quindi il raggio. Ho sprecato le ricariche. E in più sono caduto sugli aghi. Che schifo. No, dai, Dio. Possibile. Cioè, non lo puoi cercare. Non lo puoi cercare. Devi aspettarlo qua per forza. Poi quando arriva qua, gliele dai. Il problema è che qua non ci arriva. C'ha quei cosi di merda che fanno su e giù nel culo, glielo faccio fare. Soccorretoso. Ma non era Cocoritida, là, quella cosa coreana. Cocoaititita, no, eh. Questo dice se li chiappetta mentre voglio apprenderti. No, voglio capire chi è questo senza occhi.
E mori? Ulala, rischiato alla grande. Oh, oh, oh. Traiana! Traiard in time. Ho fatto slalom maggiore fra i minori. Slalom maggiore fra i minori. Sto sono simpatico. No? Che cazzo di figlia questo qua? Ulala. No, uccia, meno male. Non muori ancora. Quanto ne ha? Ulala. No, non è Giulietto. Ma tu ancora Giulietto non l'hai visto, che vuoi? Non hai fatto. È vero, coco wa si cazzi qua, mi cu cazzi cazzi qua. Va bene, aiuto! Perché fino ad ora ha funzionato! Sono stato zittissimo. So coi. Aiuto! Ma dove che mi hai superato? Non hai incontrato Giulietto! Non ho incontrato Giulietto, io mi dis Giulietto. Bravo, bravissima, non ha fatto la mission. Oh, sta morendo? Sì, sta facendo un teletrasporto a bot. Madonna mia. Aiuto. Ho notato. Sì, ciao, bello. Te faccio vedere spadina, aiuto. Non hai visto come... Ah. Si chiama saper schivare, ok? Si chiama Ultra Istinto Sbigi. Pa 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 pa. Suka, al terzo tentativo. Al terzo tentativo. Scusate ragazzi, ma c'era bisogno di abbastanza concentrazione qua a sta infame. Mamma mia, quant'era dei infami figli. Questa la mettiamo su YouTube, anche questa la mettiamo su YouTube. Uno dopo l'altro, alla fine i loro occhi si sono chiusi. L'ho percepita. Una quiete pace che calava su di noi. Mi spiace di aver avuto paura di te, ma tu ci hai sempre protetti, anche quando non potevamo vederti. Eh? Quindi abbiamo scoperto che già qua c'è stato sto tizio. Che lui ci ha sempre protetti anche... Non lo so. Cioè, lui che sta parlando, vero? Per favore, portaci laggiù, in quel luogo dove la luce non può tormentarci. Dove non esistono sogni. Ti prego. È come se fosse un essere cattivo, come lo sto raccontando, mamma mia, per l'amor del cielo. Wow, figo. Perché ti rompe il cazzo la canzoncina? Quando muori è stupendo e go. No, non è vero, non è stupendo quando muore, guys. Non è stupendo. Non è stupendo, poverino. Vuole solo andarsene a fare un volto colpito alla fine. Perché da quello che ho capito io, cioè, è come se gli avesse chiesto di... È come se gli avesse... Sì, ok. Ma cosa mi ha dato l'altro? È come se avessero chiesto, per favore... No, ok. Per favore portarci nell'oltretomba. Cioè, stanno dicendo, non vogliamo continuare a sognare. Sì, farci andare in pace, mi ha detto, non vogliamo continuare a sognare. Qui? Non lo scoprirei più tardi chi lo ha protetto. È una panchina? No, non è una panchina. Attenzione! It's a new day, it's a new life. Only for me. Perché? Che succedeva se gridava? Quindi, niente, abbiamo scoperto una nuova fonte di vita. Però questa non è una panchina, vero? No. Ma sopra si va da qualche parte? Ogni tanto viene la curiosità, guys. Quindi abbiamo sconfitto un altro boss a Pulverio. Wow, figo! Coco Wai. Sì. Sì. Che ti servono per potenziare quanto mentalmente la pure. Ah. Spoiler. Non te l'ha detto quella video, Coco. Te l'ha detto quella, spoiler. Like, is any of this real or not? Quella frase rimarrà sempre nel cuore. Quanto mi hanno fatto piangere con la finale, col finale di cosa? Di Ozora, proprio per aver letto quella frase, guys.
It's a new day, it's a new life. Ma perché? Quanto è bella Plugin Baby? Dice di fare l'easter egg. Come lo devo fare questo easter egg? Dov'è la cicciona? Dov'è la cicciona? Calma! Ma tra l'altro io non ho letto la descrizione, ragazzi. Il persistente sogno di una guerriera. Di una guerriera, quindi era una donna. Scomparsa durante la peste. Stanno arrivando. Quello che c'è dentro di te, strappalo via. Cosa? Viva la canzone del 2012, è vero, è strabello Plugin Baby. Soprattutto le canzoni dei Linkin Park, dei Muse. Sì? Ah, sì, la fidanzata Androsol. Ti piace come tipa quella là, Andros? Che è sto rumore? Che c'è? Ah no. Io vorrei andare là sopra. È lunghissimo. Che cos'è sto coso enorme? È un boss? Ah! Perché? È divertente! No! Non è più divertente. Mio! Combatti da uomo! Ehi! O da lombrico in questo caso. È un folle! Ehi! Oh cazzo. No, bastardo! Meno male! No, mi ha preso lo stesso! Che fanno? Morto! Suka! Suka! Morto, morto! Suka! Suka! Esplode! Mi sono levato in tempo, stava esplodendo! Suka! Suka! Che cos'era quel coso? No? Ora voglio sapere cos'era. Megadonte muschioso, un gruppo di creature ha imparato. Ah, ma era sempre. No, non era sempre, era più grosso. Ok, sì. L'unione fa la forza, è vero, ma queste creature di forza non hanno mai avuta molta. Smaschera il loro inganno a suoi dipendenti. Cioè. Quando, allora. Pensa che il pre-order della schiacchiera di Heracus Xion Xian, autosistito della Square, quanto costa? Quanto costa? Quanto costa? La musica che ti fa godere di più è degli anni 2012. Quando è nato Gabri? Ne devo fare di anni. Io non so contare, mi conti per favore. 2021-2004. Del 2004, quindi tu eri già in sciaglia. No, sto andando. Quindi ci torni indietro, poi vai lì. Ah, ma ci sono i tuoi amichetti da quel lato. Poco, 750 euro. Sinceramente ci vorrei andare. Ci vorrei andare. Cioè, le vorrei comprare. Se la compri la scacchiera di Xehanort era costa 750 euro. Ah, solo per questo? Ma non serve a niente. Muori! Muori! Godo. Gulka, vegetale aggressivo che si ritrae per proteggersi quando il pericolo si avvicina. Quando i nemici sono lontani, sputa, fallo. Finocchio. Ah no, lui è del 2005, magari il 2004. Perché c'è molta differenza tra 2004 e 2005, no, Gabri? Molta, tantissima, esagerata. Per il semplice fatto che i pezzi di Xehanort sono in oro e quelli di Heracus sono argento. Non ci spendi poi quei soldi. Quindi in quel posto ancora non ci vado, ti dice amore. Ah, là non ci posso. Cioè, sinistra. Non ti ricordi cosa c'è? Vado a vedere. Hai ragione anche tu a muoverti. Perché lui dice fai di easter egg, fai di easter egg. Solo, ora lo facciamo, non ti preoccupare. Tanto che retorno, questo è curiosità. È presto ancora, è l'alba. Abbiamo tutta la notte davanti, ragazzi. Possiamo finire il gioco in poco tempo.
pochissimo. Sto venendo, si fa un passaggio. Mi sta venendo uno sbigi trauma, cioè per il fatto che non avevi la garanzia. Comunque, guarda che per il tasto option secondo me te lo cambiano. Eia, sei un figlio di puttana. Te l'hanno mai detto che sei un figlio di puttana? Non l'avevo visto, ok, sono problemi. Ero perso nel guardare il tuo bellissimo sguardo. Cos? Au! Ultra istinto! Voglio distruggerli. Dove sto andando? Questi cosi si saltano. L'abbiamo già fatto. Oh mamma. Sembra un bel posto. Ciao bello, regalami qualcosa di buono. Niente, eh? C'è niente. Comunque, ora invece uno sbigi coccolons. Dai che tirano un joypad nuovo, porca puttana. Ma hanno fatto joypad belli per la PS5, guys? O non hanno fatto modelli 11 della PS5? Sento un lombrico, eccolo là. Lo prendiamo. Tra l'altro questi cosi si possono ammazzare, se non sbaglio. Ciao bello! 50 euro! Sì, anch'io festeggio con lui. Chissà quanti ne ho liberati. Ma ce n'è un altro? No, ok, no. Oddio, qua ci posso andare ora? Me lo domando. Ci proviamo? Yeah! Dove cazzo sto andando? Ah, maledetto. Non lo so, guys, io sto seguendo l'istinto. Volevo leggere il messaggio. Cos'è? Ah, figata! Figata, abbiamo preso un altro pezzo di settaggio. Ci sono dei pad diversi dal classico, ma c'è un pad tipo originale PS1? Hai imparato il Pogo, grande, sono fiero di te. Ma cosa, quel cos'è rimbalzare? È bellissimo. Cazzo, ma ora lo devo rifare, quindi. No, perché mi hai fatto... Cazzo, e allora non scendevo. Vabbè, e se lo si deve rifare? E se tocca? Come c'è? Non c'è un'altra cosa a sinistra? Ora vediamo, vediamo, vediamo. Yeah! 7000 caffè. Esamina, un pallido essere rivendica la carne dei caverne più avanti. Se per una volta fossero il nostro territorio, può sembrare un essere benevole, ma non condivide il nostro sogno. Comunque, buonanotte Androsol, grazie per la compagnia, buon lavoro domani. Spero che si senta veramente bene, grazie per aver consigliato le cuffie, ragazzo. Ci vediamo presto e soprattutto ti raggiungo su Nier Automata. Che dobbiamo parlare, bello mio, dobbiamo parlare. Ora non c'entro un cavolo, quando farai Grimm voglio stare in party. Ma io devo stare concentrato, perché devi stare in party? Devo chiamarli e spedirti il controllo, ma farei subito, non ti preoccupare, farei veramente subito. E come faccio andare a quell'altro? Sai che non ci posso andare. Ah, devo sbloccare l'altra strada, ok. Ok, ok. Ok, quindi si torna indietro. È stato bello finché è durato. Oh, adesso è stato bello finché è durato. Yeah! È bellissimo. Veramente bello. Comunque, guys, devo dire, perché non convinciamo Fumato a giocare a sto gioco? Perché non convinciamo Fumato a giocare a sto gioco? Madonna, sono ancora vivo, non ci credo. Ah, da qua lo posso uccidere. Perché sblocco il mostrario. No, col cab non lo posso uccidere. Da qua lo posso uccidere. No. Lo voglio uccidere, Gabri, lo voglio uccidere. Io in settimana comunque, ma meno male che ho due joypad. Ma ne hai due perché l'hai comprato o te l'hanno dato?
come funziona? Te l'hanno regalato? O l'hai comprato tu? O l'avevi preso in offerta con la Play? No, no, scappa, 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 sbigli, scappa. Ho preso uno di quei cosi nel mostrario. Quei cosetti piccoli sono volati via. Li ho presi nel mostrario, guarda. Moschera. No, vabbè. Ma pure il moschera. Lo potrei uccidere quando prenderai un fotere. Il bundle che aveva controller. Due giochi. Tra l'altro quei due giochi in teoria sono tre. Sono tre perché? Non c'era il PS Plus incluso, mi sembra. Perché Spider-Man Miles Morales aveva un codice Spider-Man Remastered per PS5. Ma tu potevi scegliere i giochi oppure avevi solo Spider-Man Miles Morales? No, non li potevi scegliere. Vabbè, alla fine si è andata bene, cazzo. Cioè, mi ha fatto più di un gioco. Comunque, andiamo a comprare gli amuleti. Però cioè, sarà un po' di percorso per arrivare là sotto, no? Dici? Perché ormai sono qua. Hai ragione anche tu. Non salvo mai in questo gioco. Perché? Che succede se non salvo? Devo rifare tutto. Ah. Touché. Ah, faccio un'altra cosa, guys, sì, ne approfitto, visto che siamo qua e non devo fare nessuna boss fight. Togliamo sto coso. Comunque, Gabri, devi guardare Baki, te lo continuo a dire. Bello, veramente bello. Un po' meno bella la terza stagione, le prime due sono veramente belle. La terza presento tutti gli altri. No, li ho letti i tuoi messaggi, ho letto sia che hai detto di Grimm... Dio Kant... Ho letto del Moschera e ho letto pure il fatto che lo potevo uccidere quando avrò un potere. Li ho lette. Non so se, forse non mi hai sentito. Ah, ma tu hai preso Rift Apart, è vero? Ma c'è giocato alla fine a Rift Apart? Dimmi di sì, perché sennò ti picchio. Ci volevo giocare io. Ratchet & Clank a me piace un casino, guys. Mi ho sbloccato una nuova descrizione. Non qua. Provalo, però è divertente, fidati. È semplice. Si va per dire semplice. Sono i momenti in cui anche Ratchet & Clank, quello là, ti mette in difficoltà. No, chiunque. Ma se tu sei testa di cazzo, non ci vuoi giocare, poi quando ci giochi mi fai... Ma è il gioco più bello del mondo! Lo so. Ma è così, anche con me succede, non sei solo tu, anche a me succede... Giocaci, no! Tu se mi spiego. Ma anche io sono così, siamo in molti così, fidati, siamo in molti. Anche Gabri, gli dico guardati Baki, se lo sta guardando. Avevo detto di andare dal padre dei bruchi prima di fare il coso. Ah no, quello non l'avevo letto, quello del padre dei bruchi però. Ma dov'è il padre dei bruchi? Ci stiamo andando, guys. Ma non c'è da qua, devo andare fin da sotto. Liscio, morto. No, che palle. Ho fatto partire dall'altro lato, perlomeno. E questo? E questo qui? Prego. Per i grazie che cosa? Mi ha detto vai a destra? Non ti avevo sentito. Ti giuro. No, non mi crede, eh. Sono tornato di quei cosi, assenti. Mi leggi i messaggi per favore? Sì, intanto ne ha... Non per altro, perché la strada è lunga.
Devi andare dopo il nonno. Molto lunga la strada. Di che cosa lì? Come ti permette a dire che Dying Light ti fa... Come ti permette a dire Dying Light faceva schifo? Cioè, Dying Light è uno dei giochi più belli che abbiano mai fatto. Pezzi di merda. Guarda come li faccio secchi ora, guarda. Ciao belli, 50 euro, ve le faccio vedere! Pa! Guardate. Pisello del potere! Sono scappati tutti stavolta. Comunque andiamo verso i sentieri, dai. Li ammazzeremo a destra qua, ok. Che dicono? Cosa è? Cosa è? Mi rileggi? No, ma fa. Mica io lo vorrei preordinare il 2. Costa. Però quello è uno di quei giochi che tu inizi e te lo bruci tutto. Nel senso, all'inizio alla fine ci giocherò. Ci giocherò. Allora, pomata. Quando si parla di comprare un gioco, ci mette tutto il pomata di se stesso. Cosa? No, ancora no. Deve vedere ancora. Presi. Sì, sì. Tra l'altro, ragazzi, noi stiamo raggiungendo le ore. Il tempo che ci serve per Twitch. C'è il posto per i vari mesi, a quanto pare. Le famose 72 ore. Ok. Tu. E là c'è il vecchio, giusto? Ok, andiamo dal vecchio, quindi prima. Andiamo dal buon vecchiardo. Minchia, vorrei... Ora voglio veramente la scacchiera di Kingdom Hearts da 750 euro. No. Ah! Non ce l'ho fatta! Infatti mi conviene fare così quasi quasi. Ok, andiamo dal nonno lombrico. Ciao nonno lombrico, quanti ne ho salvati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Give me money, strunz. Give me more money. Che cazzo è sta cosa? Ma che figata. Uè, sono ricco, canto larvale. Mamma mia, bello. Che a GTA Time. E tac, nicchia. Bravo pomata, perché devi passare direttamente a fare trattative serie. Tac. Di che? Ah, sì. Ho ben compreso quello che dici. Prima prendo uno spazio in più, perché la cosa larvare è veramente utile, ragazzi. Troppo utile per lo stile di gioco che faccio io. Troppo utile. Sono... Beh, pomata, pensa che Natale è vicino. Pensa che Natale... Allora, ora lo fai. Direi che dove lo dovrei fare. Comunque mi sentite meglio con queste cuffie, guys. Mi sentite molto diverso. Alexa, fai neve. Alexa, attiva neve. No, quel video rimarrà
Gambare senpai. Gambare. Ma io qua ci sono già stato. Gambare senpai. Gambare senpai. Aspetta. Comunque TikTok è fantastico, lo continua a dire. Pezzo di tua. Così. Vediamo se vuoi combattere ancora contro di me. Che pezzo di merda. Non ho cugini. Cosa scrive in chat? Abbiamo un so. Quindi rispetto a prima sentite meglio? Zio. Io e Pomata già ci conosciamo da un anno, no? Pommi. Ancora no, non è un anno. Tra l'altro tu ti ho conosciuto con un raid di Jojo, no? No, Pomata sì, Pomata forse con Smangi ho conosciuto. O per puro caso, non mi ricordo. Non mi ricordo nemmeno cosa stavamo giocando. Ulala. Oh mio Dio, ce ne sono troppi. Vado giù, basta. Non mi ricordo. Pomata dice, ma ad esempio, altri si sente, io mi sono molto bassa, tanto alla fine del tempo che così non certo, certo. Oh, posso andare qua, è vero. Ah, è vero, con i burnout ci siamo conosciuti, è vero. È vero. Quindi compro queste, la cosa più importante del mondo. 1000 non posso. Perché non me lo fa conto? 900, no. Quello da 500. Ah, e quindi gradualmente me lo fa. No, vedi? Sì, devi ancora. Gli amuleti devo raccogliere. Un po' più lungo? Oh. Mi vuole fare allungare il coso come lungo. Adoro questo disegno così elegante. Se lo indossi riesci a rimanere fermo saldo mentre ti difendenti col tuo culo. E questo potrebbe essere utile per me, anche se quella piccola cosa di andare. Erpomato dice che non so a che giocare mentre modera, uffa. Non sai a che giocare mentre... Achieve, ovvio. Achieve, ovvio, no? O a FIFA. Sei anche un mago, caro bricconcello. No, non sono un mago. Dice che devi dire like a bacca. Carlos bacca. Like a Carlos. Oh, like a Carlos. Cos'è sto coso? Ah, giochi a un gioco della Sega? A Yakuza? Forse? Sega! Ma no, prendi quelli che costano meno. Prendo tutti gli altri, dici? Sì, tanto che un po' di sentiamo. Secondo te invece di comprare a rate. Utilizzo Scalapay e li pago troppo tardi. No, aspetta. Mi aveva detto di no. Tra l'altro, ragazzi, abbiamo sbloccato degli amuleti veramente utili. Guardando un hentai, no, mi segue le tra... esatto, non lo fare guardando a me perché potrebbe... Poi non lo so, può essere che c'è qualcuno che si diverte a farlo, per l'amor del cielo, spero che non lo scriva in chat. Però. Quale? Questo? Ah. Ma, cioè, ma non c'è, c'è lo spazio per mettersi un dito nel culo, eh? Ho capito, minchia, mi metto un dito nel culo per avere, per poter utilizzare cose. Vannanna. A te, a me non mi sveglia, vero Bagni? No, eh. Ma com'è possibile che questo è solo uno spazio? Ma è forte! Ma no! Ma è rotto! Ma è troppo rotto! Ma è rotto? No. Baciami per costringermi. Ah no, però baciarmi no, vero? Mm.
No, raga, ma che cazzo di discorsi sono? Raga, smettetela di fare questi discorsi in diretta live, non va bene. Non si sa mai quello che Twitch può interpretare. Vedi, il corpo saldo anch'io lo volevo mettere, infatti. Dai il colpo, il carapace saldo. Questo dici? No, pietra sciamanica la tengo, ehi, ehi. Predatore di anime, intendo. Ah no, sciame del raccolto, dici. Sciame del raccolto. Ascoltami, per il mio tipo di gameplay mi terrei carapace saldo. Ah no, ma carapace saldo è 2. Niente, mi metto veramente spine d'agonia, che palle. È barare usare spine d'agonia. Quando ci sarà una boss fight lo toglierò. L'ho messo. Perché ti lamenti? Ora devo fare l'easter egg, perché mi lamento. Ok, sono tutto tuo, Gabri. Come si fa l'easter egg? Sono tutto tuo. Buenas noches, amore. Mi amor. Remember mi core loco. Muy bien. Vi fidati. Togli piede la sciamanica e metti corpo saldo e le spine. Le spine le ho messe. Spine le ho messe. Corpo saldo c'è. E ho già cantor larvale, esatto. Ma non c'è pietra sciamanica. C'è solo sciame del raccolto. Quindi non c'è pietra sciamanica. Guarda. Bussola, predatore di anime, canto larvale, spine d'angonio. Non l'ho messo. Tu hai detto togli questa qua, predatore di anime, allora. No. No, io non cancello niente. Sei responsabile di quello che hai scritto. Ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare, non succede niente, non succede niente. Ma sì, figurati. Figurati, non succede niente, figurati. Abbiamo gente come Gischianto e fa molto peggio, anche Matteo SH. Abbiamo gente che combina molto di peggio, non gli succede niente. Sì che loro, diciamo, hanno un tot di follower, però. Quindi, predatore di anime, ma perché, scusa, mi dà più anime, non Geo. Anime, non Geo. Hai ragione. È che ogni volta, essendo abituato a Dark Souls, penso alle anime, non penso al concetto di Geo. Mi serve un cazzo, effettivamente. Ah, pensavo che intendessi Geo, scusa. No, ti giuro, pensavo che al posto di anime intendessi Geo. Serve a niente, quindi. Serve veramente a niente. Lo prendo scuro dei sogni. Niente, allora metto questo, culo lungo. Tanto non è ti puoi mettere a nudo, l'importante non ti... Allora, ti spiego, è pomata. Tu non è ti puoi mettere a nudo, l'importante non ti metti a nudo davanti a Twitch, capito? Intanto che non è Twitch, intanto è Discord, è un conto, però su Twitch... non metterti a nudo, assolutamente. Twitch ti banna per molto di meno. Molto, molto di meno. Ma perché corpo saldo? Ma che cazzo devo fare un corpo saldo? Io voglio rinculare, non hai capito? Voglio rinculare. Io voglio rinculare. Detto così suona male. Fa parte del mio gameplay. Fidati. Cioè, sono io che gioco così. Non lo metto. Perché lo so che aumenta la resistenza. L'ho letto, hai ragione. Però a me quella botta di rinculo mi serve. Tanto non mi devono colpire. Quando cominceranno a togliermi
due vite a colpo, posso pensare di metterlo. Quando mi tolgono due vite a colpo. Se no, c'è poco divertimento. Piuttosto, allora, dobbiamo andare su. Andiamo su, vediamo questo bel easter egg. Sono curioso ora. Tanto Bandi scorrazza per casa. Corre. Guys, sì, infatti andrò a Pisa fumata. Sto cercando casa ora. Però è un problema. È un problema. Non si trova. Non si trova. Ma certo, il corpo saldo ti fa subire meno colpi, è normale. Ma voi avete macchina? Io sì. Ho una Ford Fiesta. Nutre con piacere. Chi cazzo è questo? Ciao bello! Mi sembri un po' incazzato. Usi ancora quelle vecchie linee, patetico. Un vero guerriero cammina fino alla battaglia, non ha bisogno di simile comodità. Cioè, quali linee? Sano. Problemi ha questo? Mi ha fatto paura, però. Sì, sì. Certo che ti venga a prendere, certo. Ah, ci scegliamo. Io in realtà sto sperando di trovare una casa da solo. Così ho un po' di libertà. Perché mi spavento che a Bunny le rompano i coglioni. Tantissimo. Io a Roma vengo, cioè, devo venire a Roma. Non vengo a Roma da un sacco di tempo. Roma poi mi fa impazzire perché fanno una pizza che a me piace un casino. A parte che l'ultima volta che sono stato a Roma... No, l'ultima no. La penultima volta in cui sono andato a Roma mi è venuto un mal di pancia assurdo, che è uno degli hotel tipo ultra lussi. Penso che ho otturato il cesso. Gli ho lasciato un amico stronzo nel loro cesso che spesso se lo ricordano. Che poi eravamo in crociera con la scuola. E noi stavamo rischiando di perdere la nave da crociera perché c'eravamo distaccati dal gruppo e cos'è successo? Stavamo arrivando in ritardo perché dovevamo incontrare delle ragazze che conoscevo un mio amico e alla fine ragazzi abbiamo ritardato e non le avevamo incontrate queste amiche, abbiamo rischiato di perdere la nave. Ok, Vinelli a Roma, prendeci, facciamo un giretto qui, mangiamo qualcosa, partiamo, andiamo a Pisa. Wow, non c'è un cazzo a Pisa, tra l'altro. C'è il mare, però. Sto cercando di prendere una casa a mare, se possibile. Bello, bello, bello. Mare, guys, mi viene bello, è bello. No! No, è questa cosa. Sigilli di dinosauro. Ah, che figata. C'è un segreto qua. Che figata. Ragazzi, mi ammazzano se dico qual è il problema con me della carbonara. Mi ammazzano. Il problema della carbonara con me. Il problema della carbonara per me è che lo fanno con l'uovo crudo. Per me l'uovo crudo non fa impazzire, ok? Ma ha snomato 4 fogli in bagno? Aspetta un attimo, ragazzi. Mare, ma sei in bagno? C'è Bandi davanti alla porta che aspetta da mezz'ora. Con le orecchie spalancate. C'è Bandi, ragazzi, sta aspettando da 94 poli davanti al bagno da mezz'ora. Con le orecchie spalancate, mi fa impressione. Nuova sbattuta, infatti. Aspetta, perché a me mi hanno sempre detto che la vera carbonara si fa con l'uovo crudo. Cioè, nel senso... Lo sbatti sì, l'uovo, ma poco. Molto poco. Dicono che la vera carbonara è a uovo crudo. Sì, esatto, mi fa... È molto crudo. Cioè... esatto. Io sono abituato a mangiarlo cotto, raga. Letteralmente cotto. Deve essere strapazzato quasi, sì. Anche se c'è il pecorino, non proprio, perché il pecorino crea quella consistenza bianca che è fenomenale, il pecorino romano, buonissimo. Io vorrei mangiare cacio e pepe poi, guys. Guarda che bellina, ma quanto è bella Bandi.
Vorrei mangiare cacio e pepe romano. E la pizza romana, guys. La pizza romana è buonissima. Ma non basta un giorno per stare a Roma. Cazzo, ci facciamo food porn challenge. Facciamo un video food porn challenge. Andiamo, partiamo, ci facciamo un tour. Mangiamo tutto quello che c'è da mangiare. Facciamo la sfida in un giorno. Cazzo, non mangio per una settimana. Ah, lasci qua e fammi compagnia. Comunque, Gabri, sono arrivato dove mi avevi detto, ai dirupi urlanti. Pure il guanciale pazzo sgravato, madonna mia. Però il guanciale, il grasso non mi piace, però in realtà la parte della carta è buonissima. Sbatti l'uovo e poi almeno noi lo cuociamo con la pasta e ci mettiamo... Esatto, anche io, minchia, anche io gli metto il goccio di latte. Io metto latte, pecorino, pepe nero nell'impasto dell'uovo e poi metto tutto nella pasta. Non metto panna, è un'eresia. Anzi, devo dire che ho provato una versione con le zucchine che non è male. È una versione che mi ero inventato io e guarda caso anche in Puglia la mangio. Devo dire che carbonara con le zucchine è veramente buona. Non è carbonara, però è una variante... buona, fidatevi, può sembrare strano, è una combinazione perfetta. Se finanzi tu, ok, io dovrei qualcuno finanziare a me per mangiare. Ovvio pecorino, io ho delle finanze molto limitate e povere, ma anche io, cioè, io sono in rosso, posso andare. Dove eri andato l'altra volta? Cioè, da oggi carbonara con panna e wurstel. Io mi dismollo. Tagliategli le palle a cioè, eliminate quel messaggio. Dove andare, Gabri? Errore. Bug infinito esiste. Gabri, tu mi hai detto dove eri andato l'altra volta. Quindi devo andare dritto per dritto. Comunque, onesto Pomata, quanto culo ha avuto la Juventus, hai visto il rigore che gli hanno dato? Anche l'Inter in realtà nel gol, però... L'Inter non ha fatto niente ieri. Cioè, non ha fatto niente, ha fatto più la Juve. Gabri, tu mi hai detto di venire qua. Dove andare? Cannelloni con candelicchio al soldato. I cannelloni ti piacciono? Cannelloni, mamma mia, mi fanno impazzire a me. Scendi al centro e vai a destra. Scendi al centro e vai a destra. Ma dove c'è la panchina? O dove c'è la tomba di Johnny? O dove c'è la tomba di Johnny? No, vabbè, al posto dell'uovo la maionese mi dismolla. Ma che stai... Pomata, hai bevuto... Ma che cazzo hai bevuto stasera? Arriva da bere anche un goccetto d'amaro, hai bevuto voglia d'amaro. Fate compagnia, vado a prendere l'amaro. Intanto che aspetto che Gabri scrive, ma... Perché Gabri mi sta dando indicazioni che manco fossero i 10 comandamenti. Vado da Gabri a vedere cosa mi dice. Oddio, non so se funzionerà qui al di... Proviamo, testiamo le cuffie. Siamo in cucina. Io ancora sento. Voi mi sentite bene, guys? Sto aprendo il frigo. Ma che figata. Mi fa di strano portarvi fino in cucina mentre la play è dall'altro lato. Senza che Bunny possa saltare le cuffie, ovviamente. È ancora più strano questo. Molto, molto più strano. Bunny, you're so stranzy with your pinky nose. Yeah. Hai ragione. No, dove stai andando tu? A quel percorsino sotto Johnny. Devo andare sotto Johnny, ok. E io sono andato a Pulveria. Pulveria è in alto, ciccio bello mio. Quindi ora devo scendere da Johnny. È Johnny culo di gomma o è solo Johnny questo? Johnny. Che sono, tra l'altro? Anche per regolarmi, per darmi un orario... indicativo, mezzanotte e mezza. Va bene, continuiamo. Andiamo verso Johnny. Belle queste cuffie. Comunque, guys, porterò un nuovo gioco a breve. Non qua.
prima c'era un percorsino nascosto, l'ho visto. Aspetta, l'ho visto il percorsino che dici tu, guarda dov'è. L'ho intravisto mentre scendevo. Non qua, ma più in su. Vado a prendere, vada. Sono copertine, sono fortissime. Ah, scusatemi, ha fatto un po' schifo quello che ho scritto, più che altro sarebbe da provare, però. Ok, cannelloni con ketchup ripieno di views e le panno. No, guys. Io la cosa, ve l'ho detto, la cosa più porca che ho fatto è stato... Perché ho fatto sta cosa? È stato mangiare da 4 formaggi più tonno ed è buono. Ok, immaginate 4 formaggi più tonno più cipolla. Stica. Non è questo il percorso? Qua c'è un altro percorso, ma niente. Niente, andiamo da Johnny. Io la faccio senza niente. No, come la senza niente? Cioè, dici con l'olio? Cioè, solo acqua e sale, praticamente. Acqua e sale. Mi fai bene. Ma tu li vedi mai i video degli americani che cercano di fare la pasta, tipo, mettendola in posti strani? Ma là? Come faccio ad andare là sopra? Aspettate, perché Gabri sta cercando la soluzione di questo easter egg. Devo dire. Mi fanno morire. Gabri, noi ti aspettiamo, eh? Ti stiamo aspettando. Micchia, il pesto di noce a me fa impazzire. Perché non trovo un pesto alle noci buono, però, sai? I fogli di pasta di lasagne con... Gabri! Stiamo aspettando te! Dove devo andare? Non devi... Non te... Acqua cosa? Acqua? Mi stai dicendo che devo scendere? Devo andare! Aiuto! Gabri, aiuto! No, ma io qua ci sono già stato, poi. Perché sto ritornando qua? Ah, non da Johnny. Dimmi, tu mi hai detto vai da Johnny. Apro la mappa, aperta. Quindi vado sotto da Johnny ancora. Minchia, Johnny, non ho fatto niente, ho fatto solo così. Bravo, bravissimo, fammi lo screen. Bravo. Eron Tai. Ma raga, da quant'è non facciamo più? Wow. Non tanto non si chiama più. Wow. Ah, su WhatsApp me la mandi? Cazzo, non so dove è il cellulare. Lo vado a cercare. Arrivo subito, guys. Vabbè, sì che ormai vi porto con me. Vi faccio viaggiare insieme a me ormai. Ah, eccolo. Guys, sarà strano stare a Pisa, l'importante è che sarà un po' a mare. Oh, vecchiaia. Bunny, 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 you're so funny. Andiamo su WhatsApp un attimino, guys. Vediamo un po' cosa ci manda Gabri. Dovrebbe essere da queste parti. Ho capito. Capito dov'è la direzione. Andiamo da qua, quindi. Giù. Ok. Ok. Il cadavere è un grosso insetto. Non succede niente. Non succede niente. Torniamo indietro. E qua, Gabri?
Che cab? Torna indietro. Ciao bello, 50 euro. Sushi. Ma non è successo niente. Non è successo niente. Ma torna a Pulverio. Che sei, che mi dai ordini? No, sto scherzando. Vado subito a Pulverio. Sì, capo, vado a Pulverio. Cos'è quella cosa? Che è? Idolo del re. Non mi convince, forse è meglio non andare da quel lato. Torniamo a Pulverio come consiglia Gabri. Sì, vado subito, vado. Sto solo cercando questo albero. L'avevo visto in realtà io. Ora non mi ricordo più dov'è. Forse qua. Silenzio che c'è per ora nella mappa. Sali da sopra, sì, Pulveri è sopra. Lo so, quindi sto andando infatti da sopra. Sì, infatti sono odiosi. Oh, ma sto albero non l'ho trovato alla fine. Che coglioni. No! Comunque ho scoperto una cosa su Bitoller. Quella stronza di Ubitoller. Ha un cane. È Ubitoller. È il nome del cane, a quanto pare. Io ho detto cosa? Ci ha chiamato il cane come il suo ambiente di lavoro. No, che se mi prendi per il culo? No, ha chiamato il cane come il suo ambiente. Ha un profilo Instagram. No, Instagram. Twitter. Che cazzo è sto coso? Io sono Gorb. Io sono Groot. Inchinati davanti a... Che cazzo sei? Dio Brando. Mudal. Sfidelgo è il sogno? Non ora. Dopo. Lo sfidiamo subito dopo. Visto che lo possiamo sfidare, andiamo a Pulverio, sono curioso. Però visto che vuole combattere, chi sono io? Io sono Hanma Yujiro. Non rifiuto mai una battaglia. E tu, Baki? Tra l'altro, ho visto... Ma tu lo sapevi che... Colui che ha procurato a... A Orochi, non solo le ferite, perché io ti ho detto delle ferite di Orochi, ma io ho scoperto che non ha soltanto causato le ferite di Orochi, ma Hanma Yujiro l'ha pure accecato a Orochi. Poi, dico sì, io come mio, ti compri di forza qualcosa di continuo, non ti ho trovato per le fungine. Ok, capito. Ho scoperto che Orochi, cioè, nella prima serie, nella prima saga di coso, di Baki, aveva entrambi gli occhi. Peccato che poi ha scontrato Hanma Yujiro. E Hanma Yujiro gli ha lasciato un regalo. Poi ho visto la storia di quel testa di cazzo di dottore. Ti ricordi che a un certo punto, durante la serie, si vede un dottore alto che spunta e fa Baki. E lui... Lasciamo veramente stare. Yujiro Hanma. No, è Yujiro Hanma. Ogre.
Quando arriva lui. E si è vista finalmente tutta la storia di due personaggi che ho visto nella serie. What the fuck? Ma che cazzo? Guarda lì, improvvisamente è apparso qualcosa di strano e sinistro. E mi riempie di paura, credo sia meglio ignorarlo. Ma che capolina. Entro. Oh mamma. Divina. Chi ci hai chiamati? Tu ci hai chiamati? Noi siamo arrivati. Siamo arrivati. Non sembri spaventato. Perché ci hai chiamati? Ah, non importa. Non dirmelo. Siamo arrivati e sento l'odore di qualcosa. Qualcosa nelle profondità. Sotto di noi. Lo voglio. Lo voglio. Ho tanti odori addosso, ma non ne hai uno tuo. Che strana creaturina. Eppure Yanma Yujiro dice che ogni combattente ha un odore. Bello, Yanma Yujiro dice veramente tante belle frasi. È brutto da dire, è cattivissimo, però... Bel personaggio. Veramente un bel personaggio. È qui? Ciao bello, tu suoni musica dei divino. C'è evocato, parla con il padrone. Sì, padrone. Sego Nala. Padrone, mi ha detto che devo parlare con te. E la Madui. Volete. Dunque, sei tu che ci hai evocati. Benvenuto, amico mio. No! Come io sono Grimm? Oh. Siamo ansiosi di vederti all'opera, ma prima ci serve un po' di illuminazione. La mia famiglia si diffonde ora su queste terre, raccogliendo quell'essenza caratteristica della mia, specie la fiamma del sogno. Sì, l'ha detto lui che è Grimm, capo della compagnia. Cerca la mia famiglia, rivendica la loro fiamma, riportala a me. Insieme compiremo. Compiremo portenti. Ma non temere, piccoletto, non sarai solo in questo compito. La mia creatura ti guiderà verso la fiamma e raccoglierà in sé quell'essenza ardente. Come te, la creatura gioca un ruolo chiave in questo compito. Solo con essa, al tuo fianco, la fiamma e la famiglia si riveleranno a te. Ok. Quindi Grimm si sblocca la città. Più equilibrati, che significa? Baba Gondala. Che significa più equilibrati? Ma quindi questi rimangono qua per sempre? I've already cast. Ma che bello sto personaggio. Sono bellissimi i personaggi comunque, guys. Ma anche la fluidità dei movimenti durante il gioco. Dove è andato il vecchio? Ah, ok. Vediamo se sono arrivati nuovi oggetti qui, ma non credo. Okumagna. Tieni la curia pronta all'uso se capisci che sei in pericolo, ok. Quindi rimarranno sempre qua, che figata. Comunque è figo Grimm. È bellissimo Grimm da vedere. Fighissimo. Veramente figo. Papa Rana. Guys, abbiamo ancora un paio di minuti. Dove andiamo? Abbiamo un po'... Parla col vecchietto, ma... Ah, con... cosa? Con lui. Aspettate. Ok, salvate intanto la mappa. Madaula. La grande... la metà di grande... Si stracolma. C'è una cosa invece. Già ho detto quello che ha detto. Andiamo verso... Picco cristalloso non l'ho visitato tutto. Ancora no.
Abbiamo sbloccato il manager viaggio radio. Tele riposo non ha senso. Potremmo andare o alle caverne fungine o alla stazione della regina e da lì ci regoliamo, o alla città delle lacrime. In realtà, per correttezza, secondo me, siccome sono dei boss che sono numerati da 1 a 3, dovremmo partire da 1 per poi da 2 e finire il terzo che non so dov'è. Rieccomi. Comunque, Sbigi, non mi hai detto se va bene che ho scritto prima riguardo a quello che Andrea P. Sì, ti no, vengo a Roma e stiamo lì a Roma. Che ti venga a prendere viene un po' difficile, perché costa più che altro. Cioè, dovrei vedere quanto costa entrare a Roma. Devo vedere quanto costa entrare a Roma, non per altro. Cioè, per esempio, io per entrare a Milano con la macchina da Torino a Milano spendo 16 euro di casella. 16 euro. Questo mi fa capire che mi conviene molto di più. Ah, mi do scuro, sto cazzo. Quindi andiamo prima a Città delle Lacrime. Andiamo a Città delle Lacrime, ragazzi. Ah, facciamo Gorbo. Sì, facciamo Gorbo. Ci sta bene. Andiamo a fare Gorbo. Fai 3-2-1. Perché 3-2-1? Comunque, ora che sarò vicino più a voi, guys, cioè almeno a Pomata, io a Roma ci voglio venire un sacco di volte, per un sacco di eventi. Poi ovviamente dipenderà dai soldi, dal tempo. Anzi, se conoscete qualcuno che ha bisogno di delle ripetizioni di chimica, io le posso dare. Online, sono bravo, molto bravo. Troppo bravo, in chimica perlomeno, nelle altre materie, lasciamo stare. Quindi mi consigli di partire dal numero 3 fino all'1? Davvero? Mi dice che sono... Ah, ma lui sta facendo l'università, infatti. Lui, infatti, a lui serve ora. Sai che molti hanno problemi in chimica all'università, soprattutto ingegneri. Non so perché. Normalmente chimica è la materia che si danno per ultimi, se non è fisica. Io sono stato... Lo sai in quanto l'ho preparata? Ma io avevo un'eccellente preparazione di fisica, di chimica e soprattutto a me la chimica piace. Io l'ho preparata perché ero uno scritto del cabo, veramente uno scritto del cabo. Era il mio primo scritto all'università, il secondo scritto all'università, uno di quelli lì a crocette. Io con i crocette sono problemi. Comunque, ho passato l'esame con 17 allo scritto, all'orale mi ha messo 27. L'ho preparata in 3 giorni. Mi fanno scusi perché mi ha fatto l'esame così. Tra l'altro, lei mi aveva contestato un esercizio che in realtà era giusto, per dire. Ok, quindi allora partiamo, faremo 3-2-1. Faremo 3-2-1 allora. Intanto affrontiamo Simpaticone. Ascolta. Sfidare il corriere del sogno fiesta. Qui c'è già un colpito. No. Ah, non ho messo la protezione. Ma no, bastardo doppio! No, volevo togliere le spine! Non le volevo le spine durante la boss fight! Voglio avere le spine durante la boss fight! Mi sembra imbarazzo! Triple? No, solo doppio. Ma sono gli Aki di Riccina quelli! No, che figo! Sembrano gli Aki di Riccia! Cazzo, va a 3 ora! No, no! Ah, mi ha preso lo stesso. Ora. Perché non mi ha preso, là, non ci credo. Vedevo che la direzione degli aghi era tale che non si potesse prendere, però. Madonna mia. Comunque. Deve essere una prima run, raga. Devo dire che mi sto comportando bene. Penso di starmi comportando, che mi sto comportando abbastanza bene. Comunque, parliamo. Io sono Gorb e io sono Groot. Piacere, Sbigi. La grande mente. Ah, che dolore. Innalzati. Io sono. Io sono.
muda, ecco, e svanisce pure lui. Yeah. Ce l'abbiamo fatta. Quindi andiamo a leggere la descrizione di Gorb. Abbiamo saltato un po' di descrizioni, ragazzi, ne dobbiamo recuperare un bel po'. Andiamo a recuperarle. Non tanto di questi qua, che tra l'altro ancora ne devo sconfiggere un bordello, a quanto pare, per... tranne questo qua gigante ne basta solo uno. Gorb è facilissimo. Qua i rutti, first try si fa già. Ma immagino. Allora, ci metti 4 ore e 50 se non fai l'autostrada, costa infatti 0 euro, ma ovviamente ci devi contare la benzina. Ma la benzina su 4 ore non è un problema. Il casello. Devi guardare il casello più che altro quanto costa. Perché ti giuro, il casello certe volte può essere devastante. Questi civilizzati insetti di osagro erano deboli in vita e sono altrettanto deboli nella morte. Rispediscili nella polvere da cui provengono. Madonna mia. Tra l'altro sembra che sono infetti. Sembra che sono infetti da qualche virus. Tutti quanti. Guardate che sguardo che hanno. Chissà se si rende conto di quanto è fastidioso col suo volare in giro a sgocciolare ovunque. I suoi attacchi, ovunque i suoi tossici succhi. Se non ne vedi uno, ammazzalo. Volevo leggere invece la descrizione del ragazzo che abbiamo appena ucciso. Che non lo trovo ancora. Eccolo qua. Io sono Gorb. Io sono Groot, il persistente sogno di un guerriero caduto. Una misteriosa forma di vita che affermava di contenere tutta la conoscenza del mondo nel suo ampio cervello. Allora, qua ci metti 4 ore pagando 10 euro di caselli, che sono 3 caselli, sono all'andata ovviamente. Ma se sono solo 10 euro è poco. 10 euro è poco. Ci sono i caselli, cioè, te l'ho detto, solo per andare a Milano sono 16 euro. Cioè, sono tantissimi 16 euro. Perché se mi dice sono 3 caselli, capirai. Cioè, 3 caselli sono tanti. Poi 4 ore e mezza, 10 euro mi sta bene. Cazzo, io qua sto parlando di un'ora, manco un'ora di viaggio e paghi un fuoco di soldi. Ma ne paghi veramente un fuoco. Quindi, da sotto consiglio del buon Dark Gabri, guys, dovremmo dirigerci verso il terzo guerriero. O almeno, quindi dovremmo andare a Nido Oscuro. Quella sarà la prossima destination, Nido Oscuro. Mentre scenderemo per Nido Oscuro e scenderemo fisicamente, perché devo sbloccare un po' di cose, cercheremo di fare una piccola deviazione, vi faccio vedere dove. Lì, dove c'è quella panchina. Penso che ci possiamo andare. Se vai a Roma, ma io sarò già a Pisa, bello mio. Sarò più sotto. Sarò più sotto, però... Se abbiamo un posto dove dormire, io la macchina la porto. Sennò non vale la pena. Vediamo, tanto ci organizzeremo quando sarà. Di certo se ne parla in estate, no, in estate, a primavera, guys. Che ora c'è crisi, ora c'è tanta crisi di soldi, troppa crisi di soldi. Mi dispiace dirlo, ma c'è veramente tanta crisi. Mi dispiace anche che ho combattuto con le spine, non me ne mi ero dimenticato di avercele in realtà. È stato come imbrogliare. È stato letteralmente come imbrogliare, usare le spine. E poi costano uno. Cioè, è vergognoso che costano uno. Allora, Sbi, correggo, ora ho messo approssimamente Pisa, e dove abito io allora sono 0 euro e ci metti 5 euro. Non ci sono caselli, mi stai dicendo? Ma che figata la cosa di Grimm, porca puttana. La postazione di Grimm è fighissima. Salviamo. Poi vi ho detto, andremo a piedi. Se ti hai dimenticati, li abbiamo fatti quasi tutti, quindi volendo li potremmo anche saltare. Però non abbiamo niente... Abbiamo la città delle lacrime, però effettivamente abbiamo il collegamento alla città delle lacrime che ci può portare là sotto, alla stazione della regina. Noi scendiamo a piedi, che dite? Tanto è rapido. Tanto sono 5 ore, che vuoi che sia per Sbiggi farsi 5 ore? Sono abituato, per l'amor del... No, è vero, sono abituato, però dai. Paghi 26 euro andata e ritorno solo di benza, però. 26 euro solo di benza. Oh, abbiamo sbloccato anche...
il racconto del cacciatore per questo mostro. Vediamo cosa dice. Veramente fastidioso. Troppo. È un cicadino. Sembrano scarsamente consapevoli di ciò che li circonda. Il che li rende una facile preda. Mi domando cosa li guidi nei loro spostamenti. Sembra quasi che stiano cercando un modo per morire. Una domanda, Gabri, ma hai rischio di perdere qualche mostro se avanzo troppo? Dove sono? Rischio di perdere qualche mostro nel mostrario? Ah no, di casella, minchia, sti cazzi. Però vedi, almeno sono 4 ore e mezza, ribadisco. Cioè, se devi andare a Milano è a 2 passi da qua. Ah, ma tra l'altro Gabri sta addormentando, mi sa che si sta addormentando. Noi quindi continuiamo un altro... Poi sta... Non vi preoccupate, vi lascio andare a letto a breve. Più che altro perché dovrei andarci anche io, teoricamente. Nella pratica... Vedrei. Li posso recuperare quando voglio, ok, ok. Comunque non vi preoccupate, a breve vi lascio andare, guys, è già l'una. Fatemi solo fare un po' di percorso. Ho sbagliato, non devo andare alle caverne fungine. Anche se vedo che da lì Nilo Oscuro è ben collegato. Apparentemente sembra ben collegato. Starto. Starto. Vediamo ragazzi, vediamo. Non ti preoccupare. Ti ho detto, tanto ora io devo ancora andare prima là. Penso che andrò lì verso inizio dicembre, spero. Non dipende, cioè sì, dipende da me, dipende dal fatto se riesco a trovare casa. Se non trovo casa, col cavo che ci vado. Poi tenete conto che avrò la casa a mare, volendo. Se avrò la casa a mare, si va a mare da me, in estate. Devo studiare io, eh. Devo studiare. A mare? Devo studiare? Ribadisco, a mare, ma si studia. Dove sta andando? Come mi aiuti tu a trovare casa? Come fai? Vedi, vedi, si va a mare, tutti a mare a Astana, tutti a mare a studiare, si studia sempre a mare. Come hai fatto? Io ora sto cercando casa. Sto cercando casa ora, per Pisa, non c'è granché, figlioli. Anche a Torino non c'è granché. Quanta gente è morta, che bello, quanta gente è morta. La gente è molto morta. Si scende. Devo scendere? Forse no. Vediamo. Non dovevo scendere. Ricaliamo. Non è qua a sinistra. Da, avarissimo. Avaro, avarissimo. Oh, babba. Cos'è sto rumore? Ah, un altro cadavere. Comunque, Gabri, sei sonno, vai. Non ti preoccupare, eh. Senza problem. No vabbè, meno male che sono venuto qua. Quindi ci manca solo un pezzo. No, ne abbiamo già uno. Oh, che figo. Abbiamo più energia, più anime. Sì, cazzo. Affitti o compri casa di affitto? Magari la potessi comprare. Amaro amarissimo Trivago. No, Trivago è solo per brevi periodi. Vero che sono un pazzo sgravato surgelato. Sono uno sbigioso pazzoide. Ragazzi, se non si è pazzi nella vita non ci si diverte, secondo me. Se non provi l'azzardo, se ne va sempre a azzardare, secondo me. Comunque affitterò casa. Comprare non la posso comprare. In realtà stavo cercando un monolocale o un bilocale, anche che fosse solo mezz'ora da Pisa, perché tanto ho la macchina, capito? Quindi se potevo risparmiare, ma non si risparmia. Si paga lo stesso tanto, tantissimo, 300-400 euro per una casa, minchia, sti cazzi. Se ne attiva la città va di lacrime, ma io non volevo andare qua, volevo andare a caverna, finestre, vabbè, ormai scendiamo. Costano un bordello.
Veramente, vi giuro, raga, le case per ora costano un bordello. Penso che ne stanno approfittando per il fatto del Covid. Hai un posto o Pisa in generale? Io sto cercando a Pisa, però te l'ho detto, se dovessi cercare anche fuori da Pisa è indifferente, perché l'importante è avere una casa. E soprattutto avere una casa che mi accetta bandi. Che vi posso spiegare, non è cosa da poco. Diciamo che molti non è che quando gli dici sai c'è un coniglio ti prendono bene, eppure fa niente, sto coniglio è veramente bravo, a parte con le mie cuffie. Con le mie cuffie no, una stronza, una puttana, una sorca, una troccola, una super troccola, una super troccola super saiyan. Io ho bisogno di dormire, ma se mi garantisci che sono massimo 10 minuti resto. No dai, vai a dormire, non si può fare, vai vai. Io viaggio un altro po', giusto un po' per stancarmi, e poi stacco. Quindi dai, non ti preoccupare. Ma quindi devo prendere tutte le fiamme? Ma che mi stai dicendo? No, vabbè, io mi dismollo. Come faccio a capire che le ho prese tutte? Non lo capisco. Infatti, stavo cercando... Marina di Pisa, avevo visto che c'era una casa buona, che non era male. Solo che con l'agenzia, e quindi mi chiederebbe due caparre. Due? Mica, due caparre sono tantissime. Mi dispiace infatti lasciare questa casa che non mi ha chiesto caparre. Zero caparre in questa casa. Ma mi posso sedere? Che figo! No, veramente, come faccio a capire che le prendo tutte? Facci prendere. Vieni qua. Dai, su. Bravo, bravissimo. Madonna, quante cazzo di sfere rosse ci sono? Sta al terzo piano, è un trilocale, 780 euro al mese, poi dipende dal coso. No, ma 700 assai. Io posso spendere 400 euro al mese, raga, di più no. Infatti cercherò cose per studenti. No, per questo dico, la ricerca non è facile. Senti tremare quando sono vicini? Davvero? Ci ho fatto caso. Qua noi paghiamo 325, vedete? 325 al mese. Ce n'è una a 300 euro al mese, ma è una stanza oppure... Mi sa che manca una sfera, ma io non lo riesco a capire perché non le vedo. Non si vedono! Sarò con te, ma tu non devi mollare. Le condotti in mezzo. Dice in questi. Ma teoricamente qui non ci dovrebbe essere, perché qui ho fatto esplodere questo. Vediamo qui a destra. Ma qui ci sono già andato. No, non c'ero andato qua, ok. Ok, ora se n'è andato, quindi. Sì? Sì, ce l'ho fatta. Completato. Yeah. Grazie, Gabi. E niente. Si scende. Si va verso caverne fungine. Ecco, si va verso la morte. Infatti ci sto mettendo un po' pomata, Ci sto mettendo un po' a trovare casa. La troveremo, però. Devo trovarla. Non la troveremo. Devo trovarla, perché sennò col cavo che trovo qua posso campare a piedi. Entro dicembre poi, o gennaio comunque. €300 la stanza non è male, guarda, Non è tantissimo. Non è tanto. Beh, che sono venuto a fare qua? A Roma anche di più costano le case, secondo me. Come faccio ad andare all'altro lato?
No, vabbè, come vado a caverne fungine? Col pisello ci va, col lì, vabbè. Grazie, avevo detto. Devo fare il culo, devo fare il giro della Madonna. E niente, vado a prendere allora il trasporto rapido. La tua casa sta a 700. Immagino. Che cos'è, un trilocale o un quadrilocale, casa tua? 700 euro, poi sei in periferia o a Roma città? Io lo pago affitto. Tu fare solo pasta con... Banni? Tu fai solo pasta col tonno e sfami tutta una città, vero Gabri? Tu sei il cuoco della del paese. Bello non pagare affitto. Trilocale dovrebbe essere. 700, tanta roba. Trilocali normalmente sono sui 500, quindi penso a te. Sto fuori Roma, in periferia. Minchia, sono belle costose allora le case. Sì, sì. Mamma mia. Vabbè, ma ci sta. La capitale. Oh, come arriviamo ora? Ah, possiamo andare in giro. La capitale è cara, penso. Però mi hai detto che è meno cara di Milano. Tu vorresti vedere Romix. Lucca Comics è bellissimo, guys. Lucca Comics è veramente bello. Ci sono stato. Bella esperienza. Il Romix è più piccolo, se non sbaglio. Del Lucca Comics. Perché Lucca Comics c'ha un sacco. Veramente un sacco di storia. Ciao, bella! Ci sono ambisci tuoi. Ah, posso leggere quello che pensano veramente. No. No. No, che figata. Posso leggere nella mente delle persone. Gabri, vieni qua, fatti leggere nella mente. Kenny è nebbioso, io qua non sono mai andato. Se c'è qui. Ah no, sì, qui c'è la banca. Non mi serve la banca. Bilocale a 500 euro, ce ne sono i bilocali a 500 euro, ma assai. È già assai. Perché non riesco a spendere più di 400 di affitto con le spese escluse. Le spese sono tipo un 70-80 euro al mese, se ti va bene. Sono pretenzioso io, eh. Minchia, 550 euro posto auto costa assai. Io sono pretenzioso, te l'ho detto. Se non c'è la tipa inclusa, non va bene. Non sto scherzando. Comunque, siamo tornati a Prato Funginio. Ci sarà una panchina qua da qualche parte, secondo voi? Chi lo sa? Però dovrei collegare città delle... Ah, ma io dovrei andare a Nido Scuro, tra l'altro. Però lui non è a Nido Scuro, scusa. Quello è il 2. Hai capito te. Siamo noi che stiamo tentando di andare a Nido Scuro. Tra l'altro qua siamo stati alla seconda run, guys, e siamo andati spediti. Io non mi ricordo niente delle cose che abbiamo visto qua. Proprio nulla. Però, dando verso il viaggio dei mantidi, possiamo sbloccare un altro albero. Ciao, bello! Con la curia oppure la curia di sogni. Ciao, bello, grazie per essere stato a noi. Zona Lido, esatto, capito? Io in quella zona sto cercando. Sto cercando in quella zona. Ciao, Gabri, ci vediamo domani. Ciao, bello. Oddio. Madonna, mi sono fatto malissimo. Sono fatto proprio male qua. Intanto ne approfitto per uccidere qualche nemico, guys. Così aumento il mostrario. Non ti preoccupare, non la gestisco io, grazie comunque Gabri, grazie. Di altro voglio provare a vedere se riesco a aprire il passaggio per le lacrime, visto che prima non l'ho aperto. Ma quindi io posso pure aprire...
proteggere. Sì, posso sentire i pensieri delle persone che sono morte. Ma che figata, comunque, grazie per il lurk, Gabri. Buonanotte, bello. Perché non mi ha aperto qua? Beh? Non mi apre qua? Ma che cabbo ne so io. Che schifo. Comunque, andiamo sempre più avanti. Andiamo... verso il nido scuro. Prima il nido scuro però dovremmo trovare anche... perché c'è una forma di sborra del... no! Scendiamo, vediamo cosa c'è vicino alle cose elementari. Probabilmente c'è anche una panchina. Probabilmente c'è anche una panchina. Andiamo a vedere. Ci fermeremo presto, non vi preoccupate. Ne sto approfittando giusto per prendere qualche geo e aumentare un po' il mostrario. Comunque, ti è piaciuto allora un po' Final Fantasy XV? Ma è stato lungo? È stato falloso? Com'è stato, Pomata? Come è stato Final Fantasy XV? A me me l'hanno criticato in negativo. Ci ho rimasto male. Molto male. Ma si era bloccata live solo a te, forse? Io, a me andava. Dico, come ti è sembrato allora Final Fantasy XV? Dai, finito? Sì, finito. E qua c'è un passaggio, non sono mai stato qua. C'è un buco di trama assurdo. C'è un buco di trama assurdo. Non so dire. Non ti so dire. Solo che c'è un salto temporale da qualche parte. Pure abbastanza pesante come salto temporale. Molto pesante come salto temporale. Comunque, la panchina è proprio qua sotto. Possiamo andare alla panchina e salvare per nido scuro. Sì, vediamo se riusciamo a continuare un minimo. Intanto qua ci abbiamo le mantidi che tanto si inchineranno a noi. Che brave. Dov'è la panchina? Devo farmi... ah no, ok. Noi le attaccheremo, ovviamente. Siamo costretti ad attaccarle perché dobbiamo aumentare il grillario. Lo chiameremo grillario, ma non è un grillario. E non volevo venire qua. C'è un buco di trama assurdo. Chissà che cosa si sono inventati. Mi chiedo veramente cosa si siano inventati. Comunque, le mantidi sono l'unico popolo che è rimasto in vita in questo gioco. Ed è un bene, perché ora che sono morte possiamo girare per tutto il regno. Che prima era impossibile girare per il regno, ti ammazzavano ogni secondo. Bravo, bravissimo, complimenti. Quindi non ti piacerebbe nemmeno giocare a sto gioco, comunque, scommetto, vero? Questo gioco non ti ispira. Sei bello, però ti fa sclerare se non sei portato. Chi cazzo è quello? E qua ci sono già stato, non mi ricordo se c'è però. E niente, c'era solo sto coso. Ma se facessi così? Scattare più in fretta, scattare più lontano, scattare per sempre. Che carino. No, a te non piace. È come Dark Souls alla fine. Ah, ma Bloodborne non abbiamo più continuato, è vero. Grande Bloodborne. Anche Androsol gioca a Bloodborne. Possiamo fare una run in tre? Vabbè, se non ti piace di solo è un altro conto.
Diciamo sono ostici, però a me all'inizio pensavo non piacessero, invece porca puttana. L'unica cosa è che non sono fatti bene, come dicono, cioè hanno tanti difetti Souls. E quando mi dicono che sono i giochi più belli che abbiano mai visto, sono molto belli, molto 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 belli, però sono troppi difetti. Porca puttana. Difetti su difetti, e che? Bloodborne è gratis, ci credo, perché è un'esclusiva Sony. Quando è uscito per Sony, perché Sony voleva che From Software facesse un gioco per loro. Solo per Sony, e sono stati accontentati. È uscito un gioco fantastico. Perché Bloodborne è un gioco fantastico. Forse uno dei più belli Souls mai creati. Probabilmente uno dei Souls più belli mai creati. Ecco, ti devo distruggere i sistemi antidi ancora. Due. Devo distruggere due per decifrarne le note. Ma delle altre invece non ne devo distruggere? No, non posso. Ah, a posto, una. Ora quell'una non la troveremo, infatti non c'è. Ah no, eccola! Buonissima! Perché? 400... Dove però? Devi vedere dove? Anche, anche tu ti metti a cercare casa per me, è incredibile. Se lui che non sta cercando bene casa sono io, perché non me ne voglio andare. GG. Tra l'altro devo chiedere ancora ai miei colleghi Telegram. No, ora si è bloccato anche a me un po', sai? Si è bloccato anche a me ora. No, si era bloccato anche a me, sai? Strano. Ma sarà stato Twitch. Vabbè, meglio. Tanto stiamo andando alla panchina e salviamo. Non vi preoccupate, stiamo andando andando. Sì, quello si inchina, pensavo mi volesse attaccare. Gli spacco la faccia, avanti. Ora, Donto Zvorri. Andiamo a nanna. Tutto perché così domani mi sveglio e si studia. Meglio sia un bordello, come sempre. Sai che forse l'ho vista? Sì, l'ho già salvata sta casa, mi sa, sai? L'ho già vista. Comunque salviamo, guys, e stacchiamo qui. È l'1 e 22, è tardissimo. No, perché se domani non si studia. Vi saluta anche Bunny, guys. Pensavo fosse salita e non c'è. Siamo solo in tre, davvero. Mi aspettavo un po' più di gente, peccato. Vabbè, non importa, dai. Vi ringrazio comunque per la compagnia. Grazie per essere stati con noi. Facciamo un piccolo raid a Modesto anche solo per dargli la buonanotte, non per altro, perché siamo in pochi, eh. Siamo veramente in pochi, però raid Modesto Community. Vi ricordo che torneremo domani per una diretta streaming. Domani inizieremo sempre verso le 9:30. Verrò ad iniziare stavolta verso le 9:30. Come non ci sono i privilegi? As 94 ore non può fare il raid? Non può fare il raid, davvero? Penso che domani torneremo e forse o giocheremo un po' a Rocket, visto che non giochiamo da un po', o giocheremo di nuovo a qualche single, non lo so, vedremo. Più che altro perché non ho multiplayer per ora, a parte Fall Guy, che non ci sto giocando più ormai da un po', ma non ho giocato alla play per via delle cuffie, non ho un multiplayer da portare. Potremmo giocare un po' a Rainbow, ma giusto per cazzeggiare, ma io te di che, guys, non c'è un... in questo momento... Non c'è in questo momento un coso, un gioco multiplayer che mi sta prendendo. È triste, veramente triste. Ho trovato un bel gioco che si chiama Craftopia su coso, ma non mi ispira più tanto, perché è un po' come Minecraft. Comunque, dopo ti do il mio numero di tele, così WhatsApp parliamo meglio, per quanto di essere sia scomodo. Ma come vuoi, tanto anche Gabri c'era il mio numero, non è un problema per me, c'è di mie mod, figuratevi.
Guys, ti voglio bene. Grazie di seguito. Ci facciamo un bel ride verso la modesto community per dargli almeno la buonanotte. Grazie alla compagnia. Torneremo su Hollow verso il fine settimana. Ciao belli. Sono un'altra, se ci rimbalzo un'altra,